con quel carico! Dobbiamo lasciare Westgate prima dell'alba! Ehi, guarda quello là! Sicuro, mi ci scommetto le palle! C'ha le tasche piene di oro, eh? Che ne dici, vediamo dove va? Ehi, lo vuoi un passaggio? Salve, gente, sono diretto a Selgaunt, la città del re mercante. Potete aiutarmi? Perfetto, porta il tuo culo sulla nave allora! Ti facciamo un prezzo di favore! Issate le vele! Levate gli ormeggi! E che Timora ci baci tutti in bocca! Lo fa sempre. All'isola del drago ci aspetta un grosso carico, molto importante. Farà guadagnare molto. Mi raccomando la sicurezza. Ho dato un'occhiata ai documenti di trasporto e mi sembra tutto in ordine. Anche se alcune cose sono state omesse, tipo... Di chi è il carico che ci aspetta? Gente con cui non si scherza. Fate il vostro lavoro come si deve e saremo tutti contenti. Sì, capitano! Questa donna in cella che dobbiamo portare con noi? Sarà una sgualdrina da taverna. E la mettono in mezzo al carico. Hai sentito il capitano? Non fare domande che cambia assai. Ehi, stellina patata, che fa? Me lo vuoi dare un bacetto? Ehi, dallo anche a me, mi sono fatto la bua. Proprio qua sotto. Ma certo, tesoro. Avvicinati, avvicinatevi. Ho in serbo qualcosa per voi. Così, così. Più vicino, più vicino. Beccati questo stronzo! Stronza! Guarda la gattina, c'ha gli artigli! Datevi una mossa! Si parte alla volta di Selgaunt fra massimo un'ora! Stavolta è andata bene, ma stai tranquilla che ci rivediamo sulla nave! Avanti, uomini! Il viaggio sta per finire! Pochi giorni e saremo finalmente a casa! E che Timora ci protegga! E signori, buonasera, benvenuti tutti a questo gran finale nella nave di Nocturna. Sottotitolo dell'avventura è la nave più sfigata che si sia mai vista, in compagnia del caro Amberdale, del caro Felice e della cara Evolet, direttamente dal canale Wikiroll, venuti qui per impestarci di blatte. Signori, benvenuti. Che bella pubblicità, eh? No! Ti piacciono le blatte? Vai sotto dei lordi, mi sta dando dei lordi. Lordi. A proposito di lordi. A proposito di lordi, aspettate che... A proposito di lordi, si è appena abbonato! No, sto scherzando, no, ragazzi. No. Non vi abbonate, ragazzi, non vi abbonate. E noi vi ricordiamo che hanno una villa a Como, c'hanno le proprietà, ragazzi. L'avete detto voi, siete partiti direttamente col botto, quindi io ricordo che chiunque si abbonerà, ne mancano quasi 10, ne mancano 13. Tra 13 abbonati, Felice dai, potrebbe finalmente essere sbarbato direttamente in live da me e Amberdale. Allora, l'altra volta ne mancavano 7. Siete stati in grado di far tornare indietro il counter. Adesso dovete per forza rimediare. Mancano esattamente 13 abbonati. Siamo a 288 in questo momento. 13 abbonati e Felice diventerà Sbarbashoman. Aspetta, mi sento di dire questa cosa, visto che la quest non è esattamente una passeggiata, caro Felice. Che ne dici se rimani sbarbato per un po'? Cioè, nel senso, io non vorrei fare la cosa. In che senso, scusa? Nel senso che non ti dico che diventi Nation e chi li segue manipola la tua vita.
Però di fatto però è così. Potrebbe essere così. Perché io ho paura che ti facciamo sta live senza barba e poi il giorno dopo sei... Ma com'è possibile? Non lo so, può essere. C'è le storie che poi riparete di condividere. No, ma no, ieri rimani in quel modo per tipo una due live. Ieri la prova della mia compagnia a Messina hanno annunciato che faranno Jesus Christ Superstar. Io mi devo candidare al ruolo di Jesus, no? Ah. Uh-huh. Quindi è bello buona andarci fortuna. Senza barba per Jesus. Buona fortuna Gesù con, con la barba da capitano. Vabbè, un Gesù marinaresco quasi. Esatto. A proposito di Gesù, ragazzi, io ringrazio tutti coloro che si sono abbonati. Quindi diamo il caloroso grazie a Cristo Crasto che ha rinnovato il suo abbonamento con Prime. Quindi grazie Cristo Crasto. Non vedevo l'ora di dire. No, non è vero, mi dissocio. Randall 1988 che è stato iscritto in un abbonamento con Prime adesso. Quindi calorosissimo benvenuto o benvenuta. Atral 20 che rinnova l'abbonamento con Prime per un totale di 16 mesi. Axel L che ha sottoscritto un abbonamento con Prime anche lui per la prima volta, quindi calorosissimo benvenuto o benvenuta. Benvenuti. Allora, poi dicono che esistevano i rasoi a Gerusalemme in realtà. Jesus Christ Super Sbarbo mi ha fatto morire comunque. Why should you want to know? Sì, ragazzi, non vi preoccupate, il counter, anche se non c'è, lo teniamo sempre d'occhio, quindi non vi preoccupate. Sì, dovrei prenderlo dall'altra live, ma ho paura che OBS esploda, visto che per ora per noi streamare è come il mito dell'uomo che cammina sulla corda del Così parò Zarathustra, no? Ah, sì, è vero. È esattamente quella la vibe. Per me streamare, per me attualmente streamare su Diventi Nation più che il mito, che a me sembra di quello, il mito della strage, di una delle stragi più brutte del mondo. Prendete una qualsiasi, perché dato che abbiamo una sfiga pazzesca. Giustamente. Io penso che comunque il prossimo modulo che voglio vedere uscito dai Diventi Nation è Curse of Diventi Nation. In realtà è in programma. Lui ci manda il messaggio oggi, Amber. È un modulo ragazzi, cyberpunk. Mi è caduta la connessione. Eppure è meglio detto. Ma quello che non sai è che io sto andando a Lucca esclusivamente per parlare con Peter Atkinson, il fondatore da Wizard of the Coast, perché voglio impaginarlo io questo modulo. Mi propongo io impaginatore il modulo Curse of Diventi Nation. Il boss finale borraccia col mantello. Cioè, il volume del game troppo alto, gracchia un po'. No, questa cosa è impossibile. Ma di chi? Di chi? Cioè lo vedo qua da grafici, forse... Ma il gain di chi? Qualche problema di connessione? Abbiamo tutti un limiter, quindi non capisco. No, tutti il limiter. Ambe è felice. Ok. Hai gricchiato? Abbasso il limiter ancora di più, vi metto a meno 6 decibel. Io sento bellissimo. Bene tutti. Li sento bene. E allora devi abbassare tu il volume. Spagna un volume. Lui, aspetta, chi era lui? Slayer 91 che si abbona al volume. No, vabbè, è che Ambe grida davanti al microfono, quindi è normale che non si sente benissimo. Io grido. Perché urli? No, perché urli? Mio padre dice, ma perché urli? Vai a letto! Vai a letto! E allora, carissimi, io direi che a proposito di andare a letto, io non vedo l'ora di sapere che cazzo succede questa sera. Quindi, Felice, ancora prima di iniziare, prima di fare il recap, un pronostico. Ti facciamo ognuno di noi. No, ognuno di noi ti fa un pronostico. Vai, okay? Prego. Allora, comincio io. Io mi butto nel vuoto, ok? Cosa che ho già fatto. L'incantesimo riesce, ma il capitano è così potente da farmi tornare nella nave e sculacciarmi. Cioè, mi spacca il culo, va, in sintesi. Questo è il mio pronostico. Secondo me succede questa cosa. Proprio da Deus Ex Machina che ti impedisce di fare le cose. Okay. Magari siamo in un semipiano, una cosa assurda, plot twist. Secondo me succede questo, che noi saliamo dal capitano, in realtà Felice ci ha piazzato quattro Balor dicendo che ragazzi secondo me è bilanciatissimo
Farao. Perché? Vabbè, va, non romper cazzo, perché i danni li facevo, i danni mica l'ho toccati. Il ballo, ragazzi, no, ragazzi, io ho colto dritto col ballo, sono 184 anni, ma perché, scusa, quanti HP hai? Devo ancora diventare bravo, dai, non mi arrabbiate. No, ci prendiamo per il culo tra di noi, da soli. Ma me lo merito, ragazzi. Cioè, quei danni da succhio, però li ho sentiti tutta la notte. Danni da succhio, tutta la notte. Quanto ha succhiato forte quel mostro, la donna mia. No. Io però ho visto 77 e ho detto, è passo. Ecco perché si fa critico. Sì, è vero. 34 prende. 34 prende. No, comunque è vero, quel 77 era basbustato, proprio. Secondo te, Evo? Allora, intanto, secondo me, siamo tipo in una bolla. Cioè, in realtà, secondo me tu cadi, ma mentre stai provando a cadere... Sì, esatto. È preso da un meraviglioso romanzo di Stephen King chiamato The Dom. Quindi, siccome a lui piace tantissimo Stephen King, potrebbe essere, vedi, io manco lo sapevo sta cosa che era. E secondo me io prendo due ceffoni e muoio, perché si sono malata. Che altro perderai? L'occhio. Metà vita. No, già, sono l'occhio. Beh, no, vero, sono super mutilata. Ho meno di metà vita, o forse siamo lì malata. Se non ho fatto l'upgrade perché non ho bevuto, mannaggia a te, me ne potevi lasciare due. Hai scelto questa cosa che hai fatto, invece ha un'incidenza grandissima. Però vi posso dire questa cosa: non è come vi aspettate, soprattutto la chat. Sto cercando, io mi sono detto, faccio una cosa classica e vado sul sicuro, o mi complico la vita facendo un qualcosa di assurdo, e ovviamente scelgo la seconda, ragazzi. Quindi assurdo nation. Sì, quindi mi odierete, ragazzi, ci proviamo. Che poi non è solo sindrome di Stoccolma, ti dico anche così, ma lo dico da lontano, così non si sente per bene, vado a prendere l'acqua. È anche pedofilia! Cosa? No, non è vero, mi dissocio. Non è vero, sto scherzando. Ragazzi, è 150.000 anni quell'elfo. È vero, il drow, no, è vero, il drow è minorenne, effettivamente. Vabbè, non è amore, sì, cioè, no, è, ma anche è rapporto madre-figlio. Scherzando. No, è comunque minorenne, un cazzo, cioè, non so quanti anni. Minchia, se prima mi sentivo il tizio che sta sulla corda in bilico, ora mi sento l'appeso di Giorgio. Io sono al Kratos che si buttò la notte. Sì, no, stiamo scherzando, Madonna. Ovviamente. Ci dissociamo, stiamo ironizzando e scherzando. Comunque, cioè, ha un sacco di anni, con l'altro ha 150 anni. Cioè. Sì, ma infatti, teoricamente è anche più vecchio di me. Certo, è vero, ma, non è un ragazzino. Ma certo che sì, beh, sì, esteticamente appare sì. Una da elfica, ma a livello di età è più vecchio di me. Che voglia, come no? Sì. Io mi ricordo che era comunque sempre un pischelletto. È un pischelletto. Sì. Sì, ma è l'equivalente di un sedicenne in un certo senso. Però è comunque, cioè, comunque all'età draw di... Allora, considerate che... Non ce l'ha veramente 16 anni, è come se ne avesse 16. È come se ne avesse, ma ha poco meno di 100 anni, perché appunto gli elfi, per chi non lo sapesse, andate a vedere il nostro video su Wikiroll, raggiungono la maggiore età circa al centesimo anno di età. Quindi maggiorenne, ci siamo. Ah, quindi 101 anni. Si 101 può anni, a posto. Legale. Le guardie di Baldur's Gate. Bene. Comunque non durerà tantissimo questa sessione. Sarà un finale. Ce l'hai detto per tre sessioni e sono durate un botto. Sì, è vero. Mi piace sorprendere. Allora dai. Inizierei a dire: Borraccia, spostaci sul layout da gioco. Ma certo, Anvil. Parlare purtroppo con i fantasmi fa male. Va benissimo, ragazzi. Allora, io direi di entrare nel mood e cominciamo questo episodio finale, per l'appunto, di Nocturna, dicendo cosa è successo nell'ultimo episodio, per l'appunto. Vi siete rincontrati quando, per l'appunto, Balzac stava cercando di scassinare una serratura per entrare in una stanza. Nello stesso momento, Raifin e Bozarn, incontrandolo, decidono per un attimo di dividere le loro strade. Bozarn si rinchiude nella sua stanza, scende nel sotterraneo, in quel buco in cui ha trovato quelle pozioni, e ha cominciato a scardinare
le fondamenta stesse della nave fatte in legno per cercare una via d'uscita per potersi gettare in mare. Nel frattempo, invece, Valsak assieme a Rayfin sono entrati nella stanza trovandola stracolma di tesori, diamanti, oro, statue, vasi, tutto ciò che può essere di prezioso, di ogni cultura, etnia, tutta roba di estremo valore. Ma lì, incontrando appunto un uomo morente, che nell'ultimo saluto e respiro invitava loro ad avvisare la cura. Detto questo, un suono intanto accompagnava questa conversazione, quello che sembrava un battito d'ali, e hanno notato all'interno di quella stanza delle casse dalla quale una di quelle usciva una mano, la stessa, ricordano, che è stata aperta da degli uccelli poco prima di imbarcarsi all'isola del drago. Infine, tornando da Bozarn, cercando appunto di interagire con lui, egli lasciò una delle bottiglie di quel liquido strano che egli stesso ha bevuto, facendogli sentire una grandissima euforia. Nel momento in cui finalmente arrivano nella stanza, sentono però quel battito d'ali e un insetto deformato, gigantesco, che poteva essere una qualunque zanzara, invece diventata estremamente più grande, rigonfia, ha ridotto in fin di vita Valsak, salvato però da quella pozione che gli è stata versata in bocca mentre egli stava morendo da parte di Rayfin. In tutto questo, Bozarn riesce a farsi strada e finalmente, tolto l'ultimo pezzo di legno, già non sentendo più da tempo il rumore delle onde del mare, nota quelle che sembrano essere delle stelle e il mare in basso. La nave apparentemente sta volando. Quindi un tremore e poi buio. Fin quando, da questo buio, sembra che un infinito mare bianco e un infinito cielo con quelle che apparentemente prima sembravano essere stelle, in realtà sono, non si capisce, pulviscolo azzurro di fronte ai loro occhi. E Bozarn si ritrova a fluttuare in un mare di niente, scendendo, sentendosi leggero, pian piano scendendo. E nel mentre Valsak apre gli occhi, anche egli la stessa visione. Un mare eterno con un cielo infinito. E questo pulviscolo azzurro, così come Rayfin, apre gli occhi e si sente fluttuare nel cielo, in questo infinito nulla. Nel momento in cui mi getto e realizzo che non sto precipitando, ma quanto fluttuando, ho capito bene? Sì. Ok, apro gli occhi mentre tenevo stretto, aspettandomi appunto quasi un impatto imminente, e il mio medaglione, e mi guardo intorno. Ora... Scompari. Vorrei capire quello che ho visto intorno a me. Sembra essere il piano materiale. Ritorni. Ok, quando lo riosservo vorrei capire se mi trovo sul piano materiale. Ti guardi attorno, vedi soltanto un qualcosa di incomprensibile. Non sai dove eri. Non riconosci il tuo mondo in questa maniera. Scompari. Ma sta blinkando, fammi sì. Capire. È l'incantesimo intermittenza che sì.
quindi fum, riappari. Okay, guarderai quando vado nel piano etereo dovrei riuscire a scorgere qualcos'altro, quindi mentre sfrutterò quei pochi secondi, 4-5 secondi in cui sarò in questo altro mondo parallelamente mentre scendo, sì, per spingermi un po' più sotto posso farlo, perché è come se fluttuassi nel vuoto quando ritrovi il piano etereo e mi guardo intorno, vorrei cercare qualche indizio. Non mi spavento, in questo momento sono più sovraccaricato sensorialmente da tutto ciò che vedo. Però penso che sia stata una bella fortuna trovarmi qui adesso. Penso magari a qualche intervento divino, forse della mia dea. Effettivamente è come se fosse un intervento divino, anche se nulla di divino è avvenuto. Te ne rendi conto? L'avresti percepito? La sensazione che senti è quella di sospensione, anche emotiva. Non sei triste, non sei esuberante. È strano. Ti guardi attorno, scompari di nuovo. Sei nel piano etereo, per l'appunto. Piano etereo, giusto? Il tuo reggimi, se sbaglio. Non è astrale, il piano etereo. Perfetto. E vedi tutto dall'alto. Ti sembra esserci una grande sagoma dall'alto, con delle vele. La vedi come se fosse minuscola, verso il basso, in questo mare eterno. Dopodiché ritorni, ti guardi, questa nave non c'è più. Alzi lo sguardo e Refin e Balzac, voi siete ciò che lui vede. State fluttuando sotto lo scafo di questa nave enorme che fluttua leggermente. Vi trovate un po' al di sotto e vedete dei corpi, membri dell'equipaggio. Vedete un grosso uccello congelato lì che fluttua attorno allo scafo della nave, bucata, il buco che hai creato tu. Cadaveri che fluttuano, particelle di sangue che si muovono lentamente come se fossero nello spazio. E voi tre cominciate a scendere lentamente. Riconosci un uomo, è attaccato alla guglia, è Gianni Pastacorta, che con fare sognante si guarda attorno muovendosi come un rallentatore, mentre pian piano cominciate a scendere verso il basso, verso questo mare eterno. È tutta la nave che scende? La nave rimane ferma lì. Solo voi tre state scendendo verso il basso, gli altri levitano leggermente attorno alla nave, in questo cielo infinito. Quindi noi tre stiamo scendendo, ma sì, ma la nave e quei corpi e quegli esseri rimangono sospesi a molti metri rispetto a voi. Strana sta cosa, non sto capendo bene, cioè nel senso, scusami, puoi, certo, Master, puoi ridescrivere? Allora io stavo cadendo, vedo questa nave che fluttua intorno a me, quando è che sono, certo, quando sei nel piano in cui sono gli altri, io vedo, okay, la nave, tu vedi la nave sopra di te nel piano etereo, vedi tutto dall'alto, questo piccolo, sembra essere appunto un piccolo, perché molto lontano, è come se tu fossi molto in alto nel piano etereo, e vedi la scafa della nave con dei puntini in un mare che sembra essere infinito. Ok, quindi c'è una sorta di dislocazione quasi. Esattamente. Ok. Mi lascio comunque scendere. Io comunque sia, non ho... Mentre scendo penso che non ho niente da fare in quella nave. Io dovevo in realtà fuggire. Devo trovare un modo per fuggire da qui. Anche se non capisco dove diamine mi trovo adesso, in questo momento. Ed è lì che assieme a te, che ti lasci cadere
come un abbraccio, qualcuno che ti prende in braccio e ti porta verso il basso, ed è una presa sicura e dolce che ti accompagna verso questo mare. Valzak, Bozern, sì, Valzak, Raifin, siete vivi? Tu non senti più quella tosse, siete nel pieno delle forze. Valzak, dovresti essere morto, dovresti essere, non saprei, vivo per miracolo? È difficile da descrivere. Adesso tu non senti dolore, non senti niente, nulla di negativo, di positivo, è solo sospensione. È una forza che ti attrae verso il basso dolcemente. Domanda. Ma parla forte, se no taglia il... Sì, i miei pezzi persi. Cioè, io mi guardo. Le mie dita. Il petto. Ho tutto. Sì. E stiamo sognando, vabbè. Qualcosa del genere. Allora... istintivamente guardo dietro per vedere se ho le ali. Dimmelo tu. Allora, se effettivamente fosse un sogno, io mi sogno che ho ancora le ali, cioè io mi sogno che integra. Pizzicati. Ti fai male. Cioè, se dovessi scegliere io, le ali ce le avrei, ma sei tu il morto. Cioè, tu qui hai le ali? Sì. Se vuoi, sì, ce le hai. Comincia a scendere. Valzak. Aspetta. Valzak, cosa sento? Che sensazione ho sulla pelle? Sulla pelle senti una forza che è come se ti prendesse... Più che ti prendesse, come sta facendo con Bozarn, c'è questa sensazione come se qualcosa ti stesse indicando di andare il basso, e tu lentamente, se non fai niente, stai scendendo verso il basso. Ok, allora istintivamente io vedo Bozarn. Ah, vero, sì. Noi ci vediamo. Vedete. Ok. Allora, io guardo prima. Quanto distante sono rispetto a loro? Esatto, la distanza. Una decina di metri. Ma io dovrei essere nel cielo. Allora, siete tutti e tre nel cielo. Mentre loro sono pochissimo fuori dalla nave, pochissimo sotto fuori dalla nave, tu sei già 10 metri e stai muovendoti più velocemente rispetto agli altri. Hai assecondato questa forza. L'ultima sessione non mi ricordo che c'eravamo buttati. È un semipiano. No, infatti. È un semipiano, qualcosa. Sono un dio in caso. Oh, grazie. Scusate, ragazzi. Grazie, Giada. Grazie Giada. La Giadona. Ciao, Giada. Giada. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera. Sì, ciao, Giada. Ciao, Giada. Ci vediamo a Lucca, grazie. Ci vediamo a Lucca. Benvenuti a tutti. Benvenuti. Grazie, ragazzi. Grazie, Ryan, Giada. Grazie mille. Allora, dunque, tutto l'ambiente è uguale a quello dell'immagine, giusto? Cioè, nel senso, anche girandosi intorno. Okay. Vedi, notate qualcosa però, lo noti soprattutto tu, Bozarn. Stai scendendo ed è come se in mezzo a questo mare ci fosse una sorta di delimitazione, un perimetro rettangolare, come fatto di un muro. Come dei limiti. Sì, come dei limiti, esatto. Il mio personaggio ha concettualmente presente il concetto di semipiano. Sì. Ovviamente è una di quelle discipline, una di quelle cose che ne sono sentito parlare, come esistono incantesimi che soltanto alcuni bla bla bla. Non ti è mai capitato di leggere una pergamena di... No, vabbè, di cose, però chiaro, lo conosci per sentito dire. Anche perché diciamo che non è il mio campo, visto quel semipiano è materia più arcana che esatto. Divina. Però realizzo il fatto che appunto potrei essere in una gabbia. Io l'avverto come una gabbia. Non ho una bella sensazione, Master. E scendo sempre di più. Perfetto.
Speravo di fare la sorpresa, invece mi hai fregato bastardo. Andiamo avanti. Era palesissimo. Quando io ho perforato la nave, tu hai detto siete nel cielo. Io ho detto le cose sono due: o questa nave vola, ma è inspiegabile perché avremmo sentito la cosa, oppure siamo entrati senza saperlo in un semipiano. Tra l'altro, concettualmente, molto figo. Dai. Grazie, mi fa piacere. Andiamo avanti. A questo punto io direi che non vedendo nulla, cercherei, non vedendo punti di appiglio e niente, non posso fare altro che abbandonarmi. Quindi continuo a cadere. Cerco di avvicinarmi in aria a Rayfin. Cioè, cerco magari di bilanciare il peso per se c'è qualche corrente d'aria per avvicinarmi a Rayfin. Noti che la tua volontà ti porta ad andare verso di lei. Okay. Spostarti di lato, spostarti verso il basso soprattutto ti viene estremamente facile. È verso l'alto che non riesci. È come se ci fosse una sorta di trasferimento verso il basso, però riesci a raggiungerla. E noti che non è per una forza fisica che ti fa volare. È quasi più per una volontà. Ok. Io cerco di avvicinarmi quindi a Rayfin. In aria. Appena mi avvicino, non cerco di non fiatare una parola, le allungo la mano così come a volerla prendere, come a volerle indicare di afferrare la mia, in modo da non separarci né durante la caduta. Io sono super stordita, cioè perché ho la faccia di una che non sta capendo quello che succede. Istintivamente vi ho guardato spesso perché vi conosco, siete i miei punti di aggancio alla realtà, perché io mi vedo delle parti del corpo che fino a 5 minuti prima non avevo, tra parentesi le ali, io non ho le ali da anni, quindi penso o di essere impazzita o di stare dormendo, ma mi pizzico e no. Istintivamente, con lo sguardo un po' vuoto, ti allungo la mano, ti tocco, anche per vedere se sei fisico. Perché io in questo momento sto cominciando a dubitare di qualsiasi cosa. E ti dico, proprio apro, è come se io volessi anche sentire il rumore della mia voce, o di una voce, per capire se siamo in un punto dove possiamo parlare, se ci si sente, se questa assenza di sensazioni, chiamiamola così, vale per ogni cosa. E allungandoti la mano ti dico, dove siamo? Che succede? Non le rispondo perché non ho risposta, però con lo sguardo li chiudo gli occhi per farle capire che comunque non è che abbiamo un'altra via di scampo, cioè nel senso ci troviamo in caduta libera. Quindi la guardo così, giro gli occhi, li chiudo. Io quasi a tirarmelo o io a avvicinarmi, ti tocco la spalla tipo per farti aprire gli occhi e ti dico, ehi, ma io ti ho dato la mano che per me era ammozzata e me la guardo e ti dico, tu le vedi le mie dita? Li riapro gli occhi. Io sono convinto in questo momento che non sia reale, perché non è possibile che le ricrescano così. Quindi diciamo che in un certo senso non ho neanche provato a darmi un pizzicotto, però comunque le reazioni del viso, cioè l'aria sul viso la sento. Quindi la guardo e le dico, le faccio un cenno di sì con la testa. A questo punto scuoto la testa e tenendoti afferrato per la mano mi giro e vorrei andare verso Bozarn volando, cioè nel senso a istinto, come usando dei muscoli io sbatto le ali per andare nella sua direzione. La sensazione fantasma che hai sempre avuto di sbattere le ali in passato adesso è come se fosse per un momento svanita, in quanto senti ogni nervo
che riesce a muovere ogni muscolo e tutti i fili di congiunzione dei tuoi legamenti riescono finalmente a connettere con la tua volontà. E senti il rumore del battito d'ali, che fa rumore, lo sentono tutti. E quando ti muovi verso la direzione che hai scelto, non senti il vento che si muove, solo il suono, ma è come se fosse la volontà a spingerti. Mi avvicino. Bozarn, ma dove siamo? Che succede? La sento, Master. Sì, la vedi, la senti. Un'altra gabbia. Certo, certo. Un'altra gabbia, un'altra nave. E quando sento queste cose che dice, le trovo le solite cose criptiche che cerca di che comunque nella sua testa hanno un senso, nella nostra no. E noi siamo succubi di queste cose, siamo vittime di queste cose. Io non ho idea di, fino a un minuto fa eravamo a bordo, quindi non sto riuscendo a capire il motivo per cui io sia qui. Quindi lascio semplicemente scorrere la cosa, tanto so già che il mio corpo sta reagendo in modo strano rispetto a quello che ho ingerito. Oh mio Dio, io vi guardo con questa, me la voglio giocare, perché è come se l'avessi pensato contemporaneamente. Vi guardo con gli occhi sgranati e per un attimo vi dico una cosa che può sembrare folle: quegli insetti che erano giganti, se in realtà non erano loro a essere giganti, ma noi piccoli? Potrebbe essere tutto arrivato a questo punto, cara Rayfin. Ho cercato di fuggire come potevo da quella nave, ma apparentemente scendo ancora giù. Qualcos'altro giace, qualche segreto di quel capitano o della natura della nave stessa. Ah, ma sei uscito da quella nave. Senti una voce venire dal basso. Verso di me? O cioè, è telepatia oppure si propaga? Tutto. Da ogni direzione, ma tu sai che è in basso. Non lo senti provenire dal basso. Ok. Tu sai che è lì. Hai questa certezza e consapevolezza e guardando in basso vedi quest'uomo. Per l'appunto, lo riconosci, che guarda verso l'alto, e tre oggetti che non riesce a identificare in questo perimetro d'acqua. Ma la voce la sentite tutti. Ah, ma sei uscito. Venite. C'è un'ultima cosa da fare. Riconosco chi è che parla. Sì. Chi è che parla? Il capitano. È il capitano. Sospiro mentre scendo. Penso nella mia testa, chi sei realmente, cosa vuoi? Lo penso, non lo dico. Lo scopriamo subito, no? E pian piano cominciate a vedere che cosa vi aspetta. Nel mentre scendete, tre oggetti vi si parano davanti. Tre oggetti. Vedete chiaramente una ghigliottina, una scacchiera e una gabbia. Questi tre oggetti. E accanto ad essi un uomo che sta in piedi sull'acqua, con le mani dietro come sull'attenti, pronto ad aspettarvi. Nel mentre cominciate a scendere lentamente, fin quando i vostri piedi arrivate alla superficie di quest'acqua, si fermano al pelo, toccando un terreno che sembra essere solido. State camminando sull'acqua. Lo sai che vai, Boenvil? Vai. Ganterodim.
Io non so chi è sto tizio, ma sì, pure io vibe da Counter Odin, nel senso che è Dio sto tizio. Sì, una sorta, cioè, secondo me è una sorta di Djinn, cioè una sorta di Djinn di qualche genere. Allora, riflettiamoci un attimo, le cose sono due. O questo tizio sta giocando con la mente nostra ed è così potente come sortilegio incantesimo effetto, atto da farci immaginare l'ira di Dio di cose. E allora uno psionico o un mago illusionista? Sì, ma dovrebbe essere il più potente mago illusionista mai esistito, penso. O una creatura che nega ogni tipo di salvezza. Siamo in un semipiano. E lui è il padrone del semipiano, ma arrivato a questo punto, cioè in ogni caso è veramente potente. O siamo in un semipiano, oppure niente, in realtà siamo morti e ci stiamo immaginando tutto. Ed è San Pietro. Potrebbe anche darsi. Tu che ne pensi, Evolet? Chi è sto tipo? Se io non vorrei che fosse legato a qualcosa che proviene dalla selva capata. Dalla selva. Alla selva. Parla vicino al microfono, perché sennò perché... il rumore ti taglia. Sì. Perché non lo so, c'è qualcosa che non mi torna. È troppo strano che ci siamo trovati in questa situazione. È troppo strano quello che sta succedendo adesso. Io ho una teoria, ovvero che finora tutto quello che abbiamo vissuto non l'abbiamo vissuto coscientemente, ma sono pazza. Io mi sono fatta il flash che questa nave era in miniatura e noi eravamo in miniatura in un modellino della nave, l'esperimento era stato fatto microbico e che quindi gli insetti erano grossi perché non erano grossi ma erano a dimensioni reali. Quindi stai dicendo che lui non è un mago potente ma è soltanto molto grande? Tesoro, mi si sono distetti i ragazzi. Cioè, tipo una cosa. Siamo finiti in lavatrice, hanno sbagliato numero di giri. Ma in realtà dipende anche dalla tipologia di semipiano, perché se esistono semipiani infinitesimali, quando tu ci vai a stare, prendi la forma del semipiano. Comunque, io mi sono fatto un flash assurdo, ragazzi. E che in realtà adesso noi siamo veramente tipo svegli / coscienti. Non lo so, mi sto facendo dei brutti. Non lo so, però tu ce lo vedi sto tizio a caricare una scacchiera, una gabbia e un patibolo sopra delle piattaforme. È tutto troppo onirico. Ma non sono reali, secondo me. Boh, sì, ho capito, ma è tutto troppo onirico. Appunto per questo dico, troppo nella nostra testa. Secondo me siamo a per terra questo, che secondo sogniamo. Me era legato a qualcosa della roba fatata. Attenzione comunque, Felice. Zzz. Poi faccio i ringrazi del caso. Comunque grazie a tutti i ragazzi intanto. Grazie, meno 8. Bozan, tu non hai qualcosa di legato o che abbia a che fare con la selva? No. Tu o qualche tuo parente? No. Cosa ha combinato tuo figlio? Secondo me, ragazzi, io sono... No, ho a che fare con gli elfi, ma non ho a che fare con cose fatate. Io sono almeno da background, poi magari qualche mio avo possibile, visto che erano elfi alcuni, però. Oh, altri due sub. Ne mancano sei. Se ne manca uno. Comunque, io supporto l'ipotesi, mi affianco all'ipotesi del semipiano, perché è la cosa attualmente più plausibile. Sì. Perché effettivamente sta facendo il cazzo che vuole questo. Cioè, ci prende, ci fa, ci sposta, ci crea le backrooms, perché è una backroom. È una backrooms. Hai capito? Secondo me o è il padrone di questo semipiano o è un Djinn che involontariamente abbiamo fatto qualche cazzata. Ma secondo me, andiamo avanti. Bene. Finalmente appoggiati i piedi. Beh, verrebbe da dire a terra, invece siete sull'acqua. È come se una forza vi tiene appunto sospesi a pelo dell'acqua. E il capitano di fronte a voi, in posizione di riposo, con il suo portamento elegante, maturo, deciso, appunto di un uomo addestrato,
di un uomo che conosce la condotta e la prassi militare. Si sistema il colletto bianco. Dopodiché dice: signori, non abbiamo finito ancora. E dove credete che siamo? Lo dice guardandosi intorno. Non abbiamo tanti elementi per capirlo. Sembrerebbe un semipiano, una capsula nella grande ruota. Lei è molto colto, glielo devo, signor Bazarna. Esattamente, è esattamente dove ci troviamo. Questo è un luogo fittizio, un luogo che ha un preciso scopo. Ed è quello di testare la vostra resistenza, oltre che di permettere lo scorrere del tempo. Perché? Beh, vai, scusami, vai. No, dico soltanto perché. Perché ci ha portato qui? Perché stiamo facendo questo? Beh, questa è una domanda a cui potete rispondere voi stessi. Io con il signor Bozarn ho ancora una partita in sospeso. Infatti, penso che questa ci attende nel momento in cui... Scusami, Felice. Vai. Ehi! Grazie a tutti, ragazzi! Grazie, grazie, Felice, Felice. Quindi è deciso. Si fa. Questa barba verrà tagliata. Allora, ragazzi, spezzo. Scusami, Felice, spezzo un attimo per fare innumerevoli ringrazi. E in particolare ringrazio Brondir, che rinnova l'abbonamento con Prime per un totale di 23 mesi, grazie mille. Herion, che ha rinnovato l'abbonamento con Prime per un totale di 11 mesi, e scrive: come sempre, i miei migliori complimenti. Continuate così, siete epici. Un esempio per la community italiana del gioco di ruolo. Vabbè, grazie però, Herion. Ginecologo, che ha sottoscritto l'abbonamento con Prime, quindi... carissimo, benvenuto, benvenuta. Bionic29, che ha regalato 2 abbonamenti community, quindi grazie mille. Flanexifer, che ha rinnovato l'abbonamento con Prime per un totale di 5 mesi, scrive: un diventi che fa uno e mi muore il personaggio, un diventi che fa uno e mi muore il personaggio. E beste, no? Che è sta cosa? Boh, carissimo, grazie mille. Puttis, che ha sottoscritto un abbonamento con livello 1 per un livello... ho detto. È stato scritto un abbonamento di livello 1 per un mese. Sono emozionato per voi, ragazzi. Anzi, per Felice. Bionic29, che ha regalato 2 abbonamenti community. Quindi, carissimo, grazie mille. Marchex1908, che ha regalato un abbonamento community. Grazie mille, Marcello. Jack Aleia, che ha regalato 5 abbonamenti community. E grazie appunto a questa cosa di Jack Aleia, di Marchex e Bionic, gli ultimi che hanno regalato abbonamenti community. Si è raggiunto l'obiettivo. Quindi, yes! Caro Felice, preparati. Dillo a teatro, dillo all'avvocato, dillo alla mamma, dillo all'avvocato. Lo dici tu a Paride. Live Barbara. Quindi, ragazzi, prossimamente, quando torneremo da Lucca, aspettatevi novelle. Mamma mia, Redshift, devo chiamare Redshift. Gli devo dire: ci serve la sala GDR per fare una cosa strana. Sì, molto strana. Qual è sarà il obiettivo? Sono le scolopendre. Ma che loro mangino le vere scolopendre, no. Quelle liofilizzate. Sì, sì. Farei mai. 400. Mi avete fatto tagliare la barba, merda. Mo' vi mangiate la cazzo di scolopendre. No. Io sto facendo la storia. Lo dico, ragazzi. Quindi, veramente grazie di cuore a tutti. Ci abbiamo fatto in poco, quanto? Saranno stati una quindicina di giorni. Mamma, giusto 4-5 live, forse. Mamma mia, 4 live. Grandissimi, ragazzi. Mamma grazie mia, ancora. Mese prossimo scolopende, ve lo dice questo, ragazzi. Ecco. Io sto facendo la storia, sto facendo una storia allucinante. Che poi proprio sul più bello. Sì, con sta musica. Carino. Il barbiere di Messina. Sì, allora, ragazzi, l'idea alla base sarebbe: io e Umberto e Felice in questa sala,
E vediamo se magari qualcun altro vuole partecipare, tipo Marchex, che è della mia città. Sì, che, ci deve essere, voglio il supporto di Marchex. Spesso, esatto. Che praticamente gli facciamo la barba in Mondovisione su Twitch. E dobbiamo fare cose strane comunque in quella live. Quindi ti faremo la barba e lo shampoo. Capitano Price. Come quello detto, mese prossimo si fa la scolopendra. Cioè, che musica vuoi, Felice? Che musica ti immagini? E quella del padrino, come hanno consigliato. Ok, padrino, vai. Quella col mandolino, però, eh. Sì, sì, va bene. Vabbè. Così che Felice torno single. E poi ragazzi, il Capitano Price, diciamolo, è anche quello della portale della canda del portale spalancato, è lo stesso attore. Durnan. È lui. Mamma mia. Comunque, secondo me stai da Dio comunque con sta cosa. Cioè, secondo me ti risolvo la vita. Devo provare. Secondo me ti risolvo la vita. Change my mind. No, va bene, io direi, caro Amberdale, che è stato bello divertente. Poi faremo ovviamente ringrazi, ne parleremo anche sul gruppo Telegram. A proposito, stai guardando questo video, la piattaforma rossa, ma lo vedi che cazzo ti sei perso? Dico, almeno vieni sul Telegram, dico, sta qui sotto in descrizione. Dai, ce l'abbiamo fatta, vai. Va bene. Abbiamo ancora una partita in sospeso, dice il capitano Breton mentre di fronte alla scacchiera. L'altra volta ti sei alzato prima, adesso, è arrivato il momento di finire. Mentre tu, Valzac, sei venuto qui per cercare una testa, giusto? Da portare dove devi tornare, o mi sbaglio? Sì, e forse se ne è aggiunta un'altra sulla lista. Davvero? Uh-huh. Posso sapere di chi? Non ne sono ancora sicuro, dipende da come finirai queste frasi. Beh, se la cosa può rasserenarti, io questa sera morirò. È il mio destino. Io, come questa nave, sono un esperimento fallito. Esattamente un po' come la vita di questa donna che abbiamo con noi, che è cresciuta in una gabbia. Vi è sempre rimasta, vi è cresciuta, fino addirittura ad affezionarvisi. E adesso, una vita al di fuori di queste, ha sempre avuto poco senso, non è vero, cara Raifin? Forse è lì dentro che dovresti vivere. Non credi? No. No? No, beh, assolutamente no. Loro non la pensano così. Ed è in quel momento che da terra, come se dall'acqua, cominciano a arrivare dei... una sorta di bollore. E poi si formano dei microorganismi minuscoli che non sembrano avere una forma precisa, ma anche a occhio nudo non riusciresti a distinguere che cosa sono, ma sono microscopici e pian piano, salendo dall'acqua, arrivano verso queste tre piattaforme, fin quando di fronte alla scacchiera, come zampettando, questo è l'aggettivo che viene in mente, questo è il verbo zampettare, è questa la cosa, è quello che sentite, mettersi le piccole zampette, oppure strisciare. Questi microrganismi cominciano a comporre la figura di Bozarn, che si crea di fronte alla scacchiera. E il capitano vi si para davanti. Dopodiché, mettendosi in posizione di fronte alla scacchiera, è come se si stoppiasse. Un altro capitano si poggia di fronte alla ghigliottina, dove questi microrganismi ancora, strisciando, arrivano fino a comporre la stessa figura di Valzac, che pone la testa dentro la ghigliottina, guardando verso l'alto. Ed è sempre in quel momento che questi microrganismi, ancora scivolando sull'acqua, come zampettando, strisciando, sono queste le sensazioni che avete,
si forma all'interno della gabbia con il capitano, la sua terza copia, che si ferma di fronte ad essa, come a guardarne all'interno. Tre repliche, tre manifestazioni, tre di voi, uno nella gabbia, uno di fronte a una scacchiera, uno con la testa nella ghigliottina, e di fronte a ognuno di essi un capitano. Questi guardano sia voi che loro. Mi ritraggo confuso, cioè spalanco un po' gli occhi e mi riferisco a entrambi i miei compagni. Qualcuno ci ha capito qualcosa? No. No. Capitano, lei mi è sembrato un uomo quantomeno d'onore, un minimo di contesto. Cosa dobbiamo farci? Hai riempito questa frase, questa stanza di frasi, di domande. Hai fatto un monologo che ha detto nulla, praticamente. Che cosa diamine vuoi che facciamo qui dentro? Semplice, uccidermi. Siete qui per uccidermi, altrimenti io ucciderò voi. Non siamo qui per uccidere, nessuno era venuto qui per uccidere. Ho deciso così, al di là delle vostre intenzioni iniziali. Cosa? Ma perché? Ma è impazzito! E soprattutto, da quale alta carica dici "ho deciso"? Chi diamine sei, il padrone di questo posto? Sì. Sì, e allora identificati, che diamine di creatura sei, perché umano non lo sei proprio. Lo sono, invece. E allora sei l'umano più potente di questo mondo, dato che a quanto pare ci troviamo nel tuo dominio assoluto. Non lo sono. Neanche gli alti elfi riescono a fare questo. Cosa ti sembra che abbia fatto? Creato questa cosa? Sì, sono potente, lo sono stato, ma non lo sono più adesso. Questa è l'ultima cosa di cui sono capace. Questo posto colliderà. La mia persona imploderà, ma prima vi attaccherà, e non per mia scelta. Anch'io sono un esperimento fallito, come ho detto, come quello di questa nave. In cosa consisteva l'esperimento? Perché mi ha proposto un accordo, se sapeva che doveva morire? Non questa cosa, tutto questo, indico l'intorno a me, i muri o il cielo o l'acqua. Non ha completamente senso, nemmeno un minimo. Combatterò, se dovrò. Giocherò a scacchi. Ma voglio sapere, perché? Come detto, vi è stato un esperimento. Le persone che sono state messe all'interno di questa nave dovevano morire. Tutte. Io, beh, non era previsto. Vi era questa probabilità, ma effettivamente è andata così. Per forze superiori a me, superiori a noi, ma non come voi le conoscete. Non sono di questi posti. Diavoli. L'infezione si propaga... No. Demoni? Nulla di tutto questo, nemmeno. Qualcosa che non potete comprendere, e anche il solo tentativo potrebbe, beh, fare quello che sta per succedere a me. L'infezione si propaga tramite gli animali, doveva propagarsi tramite gli esseri umani, non ha funzionato. Sono tutti morti. E tu, Raifin, sarai una di queste. Morirai. Non c'è scelta. L'hai avuta. Ma hai preferito salvare la vita di quell'uomo. Uomo. Quel ragazzo. Di quel drone. Hai così scelto. Ma morirai almeno con la soddisfazione. Quanto a lei, signor Bozarn, le ho offerto una possibilità. Non di lavorare per me, ma per la persona per cui io lavoro. Ho un compito, dopo tutto. Ma lei ha rifiutato. E ormai è tardi. Lei sì, è uscito da questa nave. Non appena uscirete da questo luogo, ritornerete tutti dove eravate. Ma adesso vi tocca uccidermi. Io non posso sopravvivere. Scusami, Felice, ero senza cuffie che si erano scaricate. Hai detto qualcosa a Balzac? Sì. No, a Balzac non mi sono riferito a lui. Ho raccontato che cosa, diciamo, che gli ho chiesto il perché. Perché sta facendo tutto questo e ha continuato a dire che è un esperimento fallito e che deve morire. Ci ha dato una seconda possibilità a tutti e apparentemente nessuno di noi l'ha accolta. Così avete scelto. Tornerete esattamente dove stavate.
Vi tornerete da vivi o da morti? Dipende cosa succederà qui dentro. Io, il potere che avevo, ormai è tramutato. Non posso più niente, sento che sto perdendo le forze e il controllo su me stesso. La mutazione sta avvenendo. Io estraggo la mia scimitarra lentamente, faccio mentre osservo appunto la mia lama. Questo ancora non spiega perché lei, capitano, deve morire. Ma visto che è così tanto esigente, credo che l'accontenteremo. La partita non si giocherà soltanto fisicamente, però. Voi non siete soltanto lì di fronte, siete anche di fronte a questo. Con lei una partita a scacchi. Con la signorina, invece, abbiamo iniziato un gioco. Mentre con il ragazzino è venuto per tagliar teste. Vedremo se riuscirà a prendersi cura della propria. Eccolo il momento. Appena in tempo. Il tempismo è così squallido quanto romantico. Fate quello che volete alla fine. La libertà è l'unica cosa che vi posso lasciare. Ma prima... E nel mentre l'uomo inizia a contorcersi, tutte e tre le figure iniziano a contorcersi contemporaneamente, come se fossero la stessa, e lo sono. A un certo punto tutte e tre si condensano in una figura mostruosa. Una figura che alla sola vista diventa incomprensibile. Il suo corpo comincia ad allungarsi, così come il suo collo, e vedete che tutti i suoi abiti vengono strappati, creando quello che adesso vedete di fronte a voi. Una creatura con gli arti che si allungano. Mentre Bozarn, l'uomo di fronte a te, ancora ti porge le mani. Scegli. Sai che nelle sue mani ci stanno due pedoni, uno bianco e uno nero. Guardo. Nero. E sia. Vi siedete di fronte alla scacchiera. Bozarn intanto tira per iniziativa. Anzi, lo faccio io. Droppami un 20, raccomando. Sì, sì. Ok, hai fatto 22. Reifin, la figura di fronte a te. Quell'uomo, il capitano. Tu sei la tua manifestazione dentro la gabbia. Sente oppressione, la vedi. E la figura di fronte a te, quella del capitano, ha completamente gli occhi neri e comincia a spogliarsi. Balzac, la tua figura guarda verso l'alto, la lama della ghigliottina comincia a muoversi, ma non cala di netto, si muove lentamente. Ed è come se quel filo di lama avesse le sembianze del volto del capitano, nel mentre si avvicina. E tutte e tre, all'unisono, vi chiedono: perché sei qui? E signori, si tira per iniziativa. Feli, io mi auguro che tu non abbia messo davvero quel mostro. Ho cambiato. Ah, ecco. Praticamente. Perché anche come insetto. Allora, ragazzi, contesto. La fight si svolgerà in due fasi.
quando tocca a voi, voi non solo vi muoverete, muoverete i vostri PG nella mappa che è libera e farete la vostra azione, ma alla vostra azione corrisponde di roleplay cosa state facendo ognuno alla vostra postazione. Tu, Bozarn, stai giocando a scacchi. Prendi un danno, ti ha tolto un pedone magari. Dai un danno, hai fatto una buona mossa. Stessa cosa, Reifin, puoi riuscire a fuggire dalla gabbia, a distruggerla. Balzac, a te la scelta. Puoi aspettare la lama e fermarla con le mani. Puoi cercare di scardinare. Ditemi al vostro turno cosa fate, Feli, sia in azione che di roleplay. Io ti avevo detto che avevo preparato degli incantesimi. Sì, sì, preparateli adesso, tranquillamente. Come c'è la flag, prepara incantesimo. Te l'avevo già detto prima, fortunatamente. Sì, sì. Sfortunatamente. Contesto per la chat, sono tutti full, completamente. Allora, tutti. Era camminare sull'acqua, avevo preparato. Esattamente. Poi mi avevo preparato dissolvi magie. Magie e, giusto. E la ravvivare. Rinascita. Sì, rinascita. Esattamente. Sono quelli che mi hai scritto. Poi da dominio della fortuna ho scagliare maledizione e blink. Mm-hmm. E blink non ce l'ho perché è da mago. Cioè, okay. L'acqua nella spell list. Puoi mettermelo se vuoi, così ho un quadro. No, ma sei già in blink. No, ma dura anche un minuto. Non... Credo che sia passato. Ah, ok, sì, sì, va bene. Ce l'hai, tranquillo. Cosa, quell'effetto che ho della pozione, mm-hmm, della velocità, ce l'ho ancora? Sì. Quindi io posso fare due azioni? Cioè sono sottoposto all'effetto velocità. E lo stesso vale per Balzac. Balzac è come se tu avessi velocità castata. E non è su concentrazione. Ok. Signori, tocca a Reifin. Quindi, come detto... Puoi scegliere tu se prima ruolare e poi agire, o prima agire e poi ruolare. Libera scelta. Domanda. Quindi c'è c'è il mio avatar dentro la gabbia? Sì, con l'avatar del... Ok, con l'avatar del capitano. Che si sta spogliando. Io sono che posso fare quello che voglio. Sì, esattamente. Tu sei lì vicino praticamente, vicino alla gabbia. Siete dove? Teoricamente io posso andare anche ad attaccare il mostrone. Sì, assolutamente, puoi fare quello che vuoi. Vediamo quanto me ne pentirò di questa cosa. Nulla. Già ti cominciano tutti i manuali. No, è forte, me lo ricordo, sta mostra è forte. No, ovviamente l'ho reschinato, ragazzi. Ho capito, ma qua, cioè, ci crepiamo, quindi quello che farò è vado lì, cerco di menarlo e poi mi lavo di culo e vediamo cosa succede. Ok. Perché svantaggio? Non parla normale, non ti preoccupare. Non so perché ti dà svantaggio. Tira normale, anche se ti dà svantaggio, tira lo stesso. Vabbè. Ma me lo tira normale, non lo tirare con lo svantaggio. Bene. Ok, 20 naturale. Sì. Ho crittato. Sì. Dritto. Grandissimo. E ci aggiungo anche il furtivo. Ovviamente doppi danni di furtivo. Solo io e lui. Certo. Ah, giusto, vero. Che scemo. Hai grittato anche quindi il furtivo. Altri due. Avete ragione, ragazzi. Mamma mia, che tiri. E poi provo ad attaccarlo di nuovo. C'è un sogno che crittare. 18 prende? Sì. Ok. Tiro il danno. Mamma mia, grosso. Dopodiché mi levo di culo. Whee! Tanto non becco attacco di opportunità, quindi mi levo. Il verso della creatura ti riempie le orecchie nel tentativo di colpirti, ma tu sei abile. Dopo averlo colpito in maniera critica, per l'appunto, riesci a infilzarlo, e quando lo infilzi è come se la sua forma stessa si
tentasse quasi di ricomporre, ma non ci riesce, come se fluttuasse, da lì spuntano delle piccole zampette e come delle piccole code. Strano, viscido, è un misto tra vermi, girini e zampette di ragno che fluttuano nel tentativo di ricomporsi. E tocca a Bodhi. Ah, devi rullarmi cosa fa nella gabbia. Ok, dato che hai fatto molto male, vai. Bene, nella gabbia immagino che è come se io avessi anche addosso i miei pugnali, le mie armi, le mie cose. Sto tentando praticamente dal basso di beccare uno dei punti che mi sembra più cedevole e cominciare a scardinare la parte delle grate per crearmi una sorta di uscita, quindi levando, che ne so, 2-3 sbarre, incrinando le sbarre per uscire da là dentro. Perfetto. Tum. Tum. Le sbarre cominciano a cedere. Bozan, a te la scelta, ripeto, se iniziare col roleplay o con la fight. No, inizio col fight e poi ti dico quello che faccio a livello di mossa. Mm-hmm. Faccio uno scatto, sguaino la spada e lo scudo. Anzi, scusami, solo la spada per il momento. Mm-hmm. Tocco il suo palmo, la mia mano si illumina di una luce fioca argentata, ok? Mentre gliela pongo appunto addosso, e recito le formule: maledicta Yacto Timora! E lancio scagliare maledizione su di lui. Vai! Allora, voglio maledirlo. Deve fare un tiro salvezza su saggezza. Target e casta l'incantesimo. Lo fa in automatico la CD. Così poi mi fa fare il tiro salvezza. Alright. Aspetta che devo... Non è la CD? Boh, mi pare che è una CD 14 o 15, non ricordo. Comunque... Non è altissima. 14. Devo cliccare il dadino nel coso? Sì, esattamente. Ok, mi dice che sono già in concentrazione su benedizione, ma mi pare che la pozione mi dà anche l'effetto di benedizione, giusto? Cosa? Dava la pozione? Sì, dava l'effetto di bless e velocità, giusto? Mm-hmm, esattamente. Ok. Lo lancio da livello terzo, consuma slot, lancio incantesimo. E mi dice che non ho gli slot. Però noi siamo full, giusto? Sì, siete full. Ah, ok. Ok, allora mi ho fatto fare il riposo lungo. Boh. Sì, rimettiteli. Ok. Scusate. Sì, guys. Adesso ci sono tutti. Okay. No, io che non l'ho preparato evidentemente. Ah, CD 15 comunque. Bozarn, sì, vai. Ok. Forse era per questo. Sì. Lo fa normale, con vantaggio, a cose strane? Normale lo faccio. Ah, ma no, l'ho fatto io. No, ma io lo devo fare. Ok, ok. Bravo, Bozer, hai superato il tuo tiro salvezza. Uno critico. Allora, ti prego. Okay. Prima dici cosa succede con l'incantesimo e poi mi dici tu l'effetto. E anche come stai ruolando con gli scacchi. Allora, lo tocco, lo guardo con un'espressione totalmente sadica nei suoi confronti. Quasi fossi nemmeno un paladino. Godrebbe così tanto della disfatta del suo nemico, ok? Lo guarda e fa... bene, non muoverti. Lo tocco con la mano morta comunque, quella che di solito tengo in questo modo. Ok, la mano diventa nera per qualche istante, poi la ritraggo. Sta fermo, non puoi muoverti. Questa è la tua maledizione. Questo è il pegno che dovrai pagare, cane! Dopodiché sguaino la scimitarra e provo a conficcarla su di lui, visto che ho un'altra azione. Quindi io sono, che condizione? Allora, l'effetto della maledizione è: il bersaglio ogni turno deve fare un tiro salvezza su saggezza alla fine. Sì, c'è e, se lo fallisce spreca la sua azione di quel turno e non fa niente. Ok. Quindi intanto lo attacco. Vai. E ora penso che lui sia ancora in grado di difendersi comunque a livello di destrezza e cose così, perché... Sì. Esatto. Quindi provo ad attaccarlo, penso che lo faccio normale, giusto? Sì. Ok. Ignora se è scritto svantaggio, non so perché dice svantaggio. C'è scritto svantaggio, ci clicco comunque? Sì, ignora, vai. Tanto lo dà normale comunque. Va bene, fanculo. 9. Okay. Sì, vabbè, dai, è andato bene, però. Gli do questo colpo girandomi, dandogli le spalle quasi appunto a piroetta, e gli giro intorno
come se stessi quasi ballando. Bozarn, davanti alla scacchiera, manda subito avanti il cavallo. È una mossa molto avventata e rischiosa, ma secondo la mia tattica, secondo la mia tecnica, mandare il cavallo in questo momento avanti, io sono il nero quindi parto per secondo, sì, e mi garantirà un grande vantaggio tattico dopo, se ho fortuna e fa le mosse che ho previsto. Il capitano, nel momento in cui muove il cavallo, la mano che stava mettendo sull'alfiere si ferma, guarda la tua pedina, ti guarda e torna a riflettere. Balzac, tocca a te. Ok, anch'io farò prima il... anzi, faccio prima il roleplay. Vai. Davanti a me si vede in bianco e nero, comunque è normale. No, in teoria dovreste vedere tutto. Comunque, vai che in cerco di sistemare. Si fa in bianco e nero. Ok. No, in teoria dovrebbe vedersi tutto. Sì, io vedo a colori, eh. Cioè, no, io vedo in bianco e nero. No, vedo che nello streaming si vede in bianco e nero, il che è molto strano. Clicca su un punto qualsiasi della mappa. Provo a mettere la transizione a luce del giorno, vediamo se succede qualcosa. Comunque, vai. O magari aggiorna, non si prende. Sì, aggiorna su. C'è un'aura bianca e nera intorno a Bozarn. Ma non è che è l'effetto di maledizione, raga? No, vabbè, ma non sono io stesso, no. Maledetto. No, ma è un'aura, sembra, però sembra essere forse messa sul tizio, sul mostro. Sto aggiornando comunque io, non si sa mai. Sì, sì, ok. Sarà la Dark Vision, Un'aura. Ma cioè, c'è un punto di buio là. Boh, no, aggiornando è passato, boh. Ah, ok, non sarà stato un bug di Foundry. Vabbè, non è un problema. Okay. Allora, io quindi davanti a me ho il capitano, che cosa sta facendo con la... Il capitano è fermo a guardarti, ma la lama che scende è come se la faccia fosse lì, è come se tu avessi la certezza che quella lama fosse lo sguardo del capitano, col suo sguardo stoico che sta scendendo verso di te lentamente, inesorabilmente, ma lentamente. Ok, io sono dentro la ghigliottina, sì. Ok, mentre sento che piano piano la lama si avvicina, quindi sento lo sguardo sul collo, chiudo gli occhi mentre sono nella ghigliottina. Chiudo gli occhi e stendo il petto. Dopodiché inizio a girarmi verso la lama. Così. Quindi giro il corpo come se volessi guardarlo negli occhi mentre questo accade. Quindi da sotto così inizio a girare in questo modo qua. Sfregando il collo. Il tuo avatar riesce a vederlo. La ghigliottina è uno dei modi più ignobili di uccidere. Non si ha neanche il coraggio di guardare negli occhi. E il boia non serve neanche che si copra la testa. Tu, invece, hai deciso di portarci qui. Io me ne andrò. Mentre nel combattimento invece ritiro il fiato come un'onda si prepara allo tsunami e gli occhi si tingono di rosso, entra in ira. Ok, vai. Riapro gli occhi approfittando che Bozarn è in combattimento. Corro immediatamente verso la creatura. Attacco. Dato che ho utilizzato la mia azione bonus, non posso utilizzare la frenesia derivante dal terzo livello del barbaro, ma utilizzerò un attacco irruento sfruttando i simboli della maledizione che Bozarn ha lanciato, quindi sperando che il prossimo turno non faccia niente. E no, io no, di fatto il prossimo turno non può fare niente, alla fine del turno lo fa il tiro salvezza. Ah, perfetto, allora attacco. Perché irruento. L'ha già fatto per resistere alla maledizione. Quanto vi siete salvati questa cosa? Attacco irruento. Abbiamo avuto culo. Vai. Vado tanto.
Tacchiruento con lo stocco. Scusami, non l'ho targettato. Ok, vai. Stocco. E con vantaggio vado. 15. Provi a infilzarlo, ma questi lo respinge con un solo. Affanculo. Purtroppo non ho multi attacco. L'azione bonus l'ho utilizzata. Lo facevi con vantaggio? Sì, l'ho fatto con vantaggio, ma non è 15, non è bastato. Ma scusami, hai velocità, hai un'altra azione. Ah, sì, giusto, velocità, hai ragione, vado. Vado sempre con lo stocco. Vai. Dai, ecco, dai. Faccio con vantaggio anche questo. E che cazzo! Madonna. Mentre provo a colpirlo, vedo che la ghigliottina è come se avesse degli scatti e la vedo più vicina. Perfetto. Apro un attimo gli occhi, vedo il riflesso della ghigliottina sempre più vicina e li richiudo. Dopodiché concludo il turno. Tocca a me. La creatura. Vedete che i lembi della sua carne è come se si cercassero tra questi peduncoli che ne sporgono, tentando di riavvicinarsi, ma questi non riescono a raggiungersi, inondati da una luce di alcuni simboli che sono comparsi grazie al tocco malefico di Bozarn, che è come se li respingessero, impedendogli di unirsi. E questi, gridando dal dolore, come per arrendersi, tenterà di scacciare la maledizione che lo sta avvolgendo. Tiro salvezza su saggezza, giusto? Yep. CD 15, tiro. Scusami, Penny, mi stavano facendo notare dalla chat che mi ha messo soltanto più 3 al colpire. Come infatti mai? Stai usando lo stocco, giusto? Sì, però di base di competenza ho più 3. Più la destrezza, allora, che sì, si dovrebbe... Più 3, forse più 6. Forse non era segnato che era competente. Te lo dico subito. Infatti non c'è... Allora, con il primo tiro, il primo lo prendi. Lo prendevo. Fai il danno. Sì. Torna al tiro di prima e fai il danno. Sì. Danno. Grazie per aver segnalato, ragazzi. Ogni tanto mi sfuggono queste cose. Gentilissimi. Ora tu, aspetta, Umberto, tu stai attaccando con la forza o con la destrezza? Perché è importante sta cosa. Se tu attacchi con la forza, hai bonus della rage. Se tu non stai attaccando con forza, non puoi nemmeno fare il reckless attack, vedi? No, io sto attaccando con forza. Ah, okay. Di forza quanto hai tu? Ho più 2. Ok, quindi allora è più 5 il totale, non è più 6. Esatto. Ok. Attacco. Sono 5 danni, 8 danni, più il furtivo. Ok. Aspetta un attimo, che non so perché non me lo sta facendo tirare. Sistemato anche, puoi tirarli normali, dai. Aspetta, forse non l'avevo targettato, eccolo qua. Sono altri 3 danni. No! Quindi il primo colpo, quando questa qua poi scalerà, però terrò gli occhi aperti mentre ci sarà il solo scatto della lama e continuerò a guardarla. Prego, scusate. Vai. No, anzi, ottimo che l'hai fatto. La creatura farà il tiro salvezza su saggezza. CD 15. Tiro normale. 10. Cane, sia tu maledetto cane ignorante. Cosa volevi essere? Un nobile di manina feccia, uomo di mare. Muori. La lama per un attimo si ferma. L'uomo, nel tentativo di spogliarsi, si incastra su un bottone esitante, mentre nel momento in cui si arrocca lascia scoperto un alfiere. Signori, tocca a Reifin. Allora, io vorrei provare a fare una cosa. Con le spade sguainate, entrambe,
Vorrei come se cercassi di caricare il colpo verso il bestione, tenendo le spade verso dietro, ma mentre passo io voglio provare a fare una cosa. Voglio provare con la punta della lama a toccare il capitano, quindi l'avatar del capitano che è davanti alla mia gabbia, perché io voglio capire se anche quello è fisico e potenzialmente potrebbe prendere danno. Ok. Ok, quindi io intanto provo a fare l'attacco e casualmente con la spada, non voglio attaccare l'avatar. Sì, lo vuoi attruzzare. Esatto, come se di passaggio per capire se sì, nel sì, mentre, ok, io carico, praticamente corro verso il mostrone. Dimmi tu, lo tocchi. Fiancheggiamento. Per fiancheggiamento devi metterti o qui per essere opposto a Balzac o qui per essere opposto a Bozarn. Ma mentre passi attorno all'avatar è come se per un momento lo infrangessi, come se fosse fatto di fumo, ma non è fatto di fumo, è come se fosse fatta di una sostanza microorganica, e nel momento in cui la colpisci ti arriva un piccolo colpo di tosse. Bene, nel mentre provo ad attaccarlo a questo punto con vantaggio. Tanto li vedo che studiano incantesimi. Madonna! Sì, c'è l'uno che era... preso. 19 prende? Sì, preso. Madonna. Dai. Ok. Do il primo... pendente e con la mia azione bonus cerco di colpirlo di nuovo. E mo ti tiro anche i... ovviamente il furtivo. Crit però. Vabbè. È al primo attacco. No, il furtivo non è crit, era quello di prima, eh. Ok. Si gode fortuna. 4 danni critico. Comunque. Vabbè, oh. Quanto che ha fatto in totale? 14 danni? No, di più. Ancora devi tirare il furtivo. Quanti danni ha fatto in totale? Me l'ha tirato? Sì, sì, l'ho fatto giusto. 10 e 10 danni, altri 10 danni. Furtivo. Ah, ok. Sì, 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 fatto. Ok. Ruola. Ok. Come al solito, la mossa che mi piace di più fare è dare due colpi a X, quindi richiudere verso me stessa le lame, primo colpo, secondo colpo, le richiudo al petto, lo guardo con le lame come se fossero grondanti di pezzettini di questi microorganismi, schifezzine varie, lo fisso, abbasso le armi, dopodiché cerco con lo sguardo intanto gli altri due miei compagni, lanciata via le cuffie nell'impeto. Okay. Dopodiché questa volta rimango lì, non mi allontano. L'uomo che si stava per spogliare è come se sentisse un dolore nel vederti sorridere all'interno della gabbia. Io l'ho lagga, ma non è vero, io l'ho sentita benissimo. Ma forse nel video ogni tanto. Sto laggando? No, a posto, no, posto. Perfetta. Mentre il sangue. Se premi pop out, comunque, se vuoi la scheda te la mette fuori dal coso. Il pop out? Sì, sulla scheda in alto. Sei sulla barra. Il miglior dungeon master d'Italia. Meglio. A posto, mio fratello. Tocca a Bozarn. Va bene, io agito la mia scimitarra. Questa euforia. Come fossi un fabbro e tu sei l'incudine. Provo un altro colpo. Esce fuori comunque una quasi una cattiveria da Bozarn che lo scompone totalmente. E avrei vantaggio al colpirlo visto che c'è Raifin dall'altro lato. Dovresti metterti qua per avere vantaggio. Ok, allora mi sposterò dopo. Dunque, è già targettato, quindi dovrebbe essere tutto a posto. Vedim. Lonely Sorrowsworn. Cos'è? È il nome della creatura da cui ho preso il token. Ah, ok. Dovrei farlo con vantaggio. Ritira. Vediamo.
Ne faccio due così. No, quello. Ne ho un altro. Quindi... altro attacco, giusto? Sì, sì, lo ritiro. Che bella velocità. Vero, vero. Però se questi qua vanno male, è un presagio di timora e non farò più questo. Non va male. Lo prendi, tira il danno. Nel mentre lo stocco lo trapassa da una parte all'altra. E questi lembi sembrano avvolgere la tua lama nel tentativo di riunirsi. 9 danni. Ok, conficco la scimitarra. Anzi, lo stocco, scusami, è uno stocco, no? Mm-hmm. Ok, è uno stocco. Scusa, non so perché ero convinto che fosse una scimitarra. Ah, va bene. Lo perforo con lo stocco, poi faccio un passetto laterale. E nel frattempo il mio alter ego al capitano fa: mi sa che ti sei fatto i conti male, capitano. L'alfiere, muovo la torre, il laterale, e glielo mangio. È lei che si rende conto che nel tentativo di difendere il re ha perso un pezzo estremamente importante della sua strategia e ti guarda con gli occhi fermi mentre una goccia di sudore comincia a imperlargli la fronte. Su, via, è soltanto un alfiere, capitano. E questo è soltanto un gioco. Dico bene? Balzac, tocca a te. Adesso, finalmente, posso usare frenesia. Cosa succede? Oppure velocità, quindi. Comunque è tornato tutto in bianco e nero. Niente, vuole giocare a Cthulhu il mio Foundry. Arrivo. Non capisco perché, giuro ragazzi. Inizio a tremare nella ghigliottina. Comincio a mettere le mani sopra la gogna. Mentre la lama ancora scende, vedo le mie vene si iniziano a ingrossarsi, frutto della frenesia in cui sto per scendere. Inutile resistere, accoglila. Inizio, fuoriesco le due armi, pugnale e stocco. Voglio provare a salire sulla creatura col pugnale e tirarmi su. Ok. Adoro queste cose. Allora, ti chiedo una prova a tua scelta tra atletica e acrobazia. Acrobazia. Io farò una prova contrapposta di atletica e acrobazia. Nel suo caso sceglierò ovviamente atletica. Vai. Io ho fatto 20. Io tiro pubblico. 5. Inizio a volteggiare con un pugnale, mi tiro su, arrivo alla fine della sua spalla e sfrutto la sua pancia grassa per darmi un colpo di tacco verso il suo volto. Adesso farò tutti gli attacchi in volo più velocemente possibile: attacco normale, attacco di velocità e attacco di frenesia. L'attacco è un furtivo e ho vantaggio perché utilizzo attacchi ruento. Vai. Prova a divincolarsi, ma non riesce. Vai. Attacco velocemente con lo stocco e con vantaggio. 17. Reso. Il colpo dritto su di lui con un furtivo. Buono, va benissimo. Primo taglio, attacco velocemente con l'attacco con velocità sul suo, sempre con lo stocco, quindi verso, dando due colpi inversi sul suo volto. Vado, prego un vantaggio. Oh, meno male. Vado col danno. Infine col pugnale per riscendere a terra, lo scaravento sul suo petto e vediamo se riesco a fare quello che voglio fare. Vai. Ti prego. Vai! Oh, no! Dai! Allora, mentre non so se riesco.
mentre prendo questo pugnale, glielo conficco sul petto e la mia ira da silente diventa, comincio a aprire la bocca e mentre inizio a gridare anche dalla ghigliottina, che comincio a mettere forza, comincio a scendere tagliando via tutto il fianco, iniziando proprio quasi a staccarmi la mascella dall'urlo che sto dando, e mentre arrivo a terra, lasciando tutta la riga aperta come se avessi mascellato un maiale nella ghigliottina, piego la gogna. E conclude il mio turno. Lo sguardo del capitano sembra diventare un ghigno di rabbia e dolore. Ecco i danni, scusami, me l'ero dimenticato. Vai. Sono 10 danni. So. Raven. Ce l'hai messo il furtivo? No, questo non era furtivo, ce l'ho fatto. No, nel danno di prima. Ah, ok, va bene. Sì, già l'avevo tirato okay. Con lo stocco, sì. Sì. Ok. Allora, intanto perché mi sono presa dei danni io? Sei presa danni? Ah, li ho tolti a te, scusa. Scusami, ma... ci ha preso gusto, scusi, ormai. Scusi, signore. No, è che ci ha preso gusto ormai. Volevo barare, mi avete beccato. Ma mi Vai. Scusi, signore. Allora, a questo punto, finché le ho, le sfrutto. Mi do una spinta, mi alzo in volo per rimanere più alta di qualche metro dalla testa del mostro. Quello che voglio fare questa volta. Quanti metri? Caricare dall'altro. Quanti metri? Considera, resto comunque in una... non lo faccio che può farmi un attacco di opportunità, quindi circa un metro e mezzo per poi ok, okay. Io se stavo in quello stavo scemo. Aspettando ti conosco ok, comunque rimani giusto per riuscire a caricare questa volta. Vorrei prenderlo da qua dietro, perché il mio intento è fare un po' quello che ha fatto Valzac, ma sempre a croce, quindi okay. Tentare di prima la prima spada, seconda spada, rimanere conficcata per poi cercare di fare questo movimento. Mm-hmm, okay. Mi alzo in volo, carico il colpo e vediamo se riesce. Vai. Dai, fammi sto critico, Evolette, fammi sto critico. Pure, ne ha fatti due già. Parentesi. Vabbè, non basta. Mi metto pure dall'altra parte in modo tale che posso... E Wilma ancora è sotto maledizione. Vantaggio. Sì, purtroppo sì, non mi sta facendo fare... Vabbè, no! Raga. Tre di fila! Sei inceppato, Foundry. Aspetta, di chiamate la pula! Bravo che mi hai ascoltata, Evolette, mi hai ascoltato! Chiamate la pula! Aspetta! 22 danni! Lancio l'altro... Faccio l'altro attacco, vediamo se prende e ma poi ti descrivo parando. La scena. Stonks. 16 prende, mi sa di no. Sì, sì. È il contrappasso. Prima l'ha fatto prendere a lui con 16. Ok. No, 19 l'ho fatto. Allora non lo so. 16 sì o no? Io ho tirato. Sì, preso. Il master è shockback. 10 ah, sì, okay. 16 sì, sì. Scusa, penso di averti risposto. Ok, quindi quello che faccio è mi inarco, le ali vanno indietro, batto le ali, mi do la spinta, primo colpo, ma il secondo colpo è quasi come se avvenissero contemporaneamente. Conficco le spade e comincio a tirare a croce da qua dietro. Pezzo di merda, contemporaneamente la Raven dentro la gabbia spacca la gabbia, sguaina le spade, lo guardo che lui si era mezzo svegliato. Ora gioco io con te. Bozard, ti dico questo, la creatura è completamente ricolma di sangue, soppicante, morente. Ok, ruolisticamente la scacchiera è il capitano, lo guardo, sto per fare le ultime mosse, quelle decisive. Come lo vedo il capitano? Il capitano
sta sudando sempre più, rimanendo stoico, guardandoti fisso negli occhi. Non guarda più nemmeno la scacchiera, ti guarda solo negli occhi. Ed la è bocca spaventato. Intuizione. Perché ho paura che possa esserci una trappola di mezzo. E se sai quello che ti sto chiedendo in termini ruolistici, beh, sei un grande se lo sai. Intuizione, detto. Sì. CD, c'è una CD? CD 14, con vantaggio. Dai. Lo guardo, lo leggo. Capisci perfettamente. Ha paura. Sapeva di dover morire. Questo è il risultato che la sua mente lucida voleva, ma non quello che è adesso. Ha paura, e ha paura di te, e ha paura di loro. Lo guardo con la mia mano morta, mentre con l'altra mano mi rilasso e faccio... e sposto l'alfiere per attraversare tutta la scacchiera e mandare avanti le mie truppe. Bozarn dall'altro lato agita lo stocco, fa un passetto laterale, sempre tornando alla posizione contrapposta a quella di Reifin. Si mette accanto a Balzac, lo guarda per un attimo. La sua espressione è simile alla sua, quasi simile a quella di Balzac. Silente, ma quasi ubriaco di sangue. Provo a colpirlo. Ok, stocco. Sollevato. Ormai puntando la versicatura morente. Perché non cosa ormai lo sta soffocare su se stesso? Hai mirato? Ah, forse non ho premuto il tasto. Targettato, sì. Ok. Ah, no, ok. È sbucato dopo. Allora, stocco. Perciò. Alzando. Vantaggio. Beh, sì. Ormai sì. È prono anche, praticamente. 15. Mi sa di no. L'ultimo spasmo ti blocca la lama. Vomitando sangue. Ok, mi schivo quasi questo sangue, perciò mi ritraggo per un attimo con lo stocco. Poi lo riattacco. Vado in offensiva. O tutto o niente. Provo sempre a rifarlo. 18. Preso. Dipende quanti danni fai. Non è morto. Ok, gli do quest'ultimo colpo. Vai. Lo trafiggo. Nel frattempo non dico niente, ma indietreggio. Lui è in grado di fare attacchi di opportunità sotto la maledizione? Okay. Ah no, sotto la maledizione mi sa di no. Tecnicamente non può muoversi nel suo turno. Non dice niente che non ha... Aspetta, non può muoversi o non può agire? No, non può agire e non può muoversi, c'è scritto. Non fa nulla. Se non può fare azioni o reazioni, allora non posso nemmeno fare non fa nulla, testualmente. Allora non posso nemmeno fare reazioni. Non può eseguire azioni e non fa nulla. Poi perfetto. Allora nemmeno attacco di opportunità. Nel dubbio, è una nostra astrazione. Sì, no, di roleplay non lo... Allora secondo me, cioè anche di mia interpretazione, non lo farebbe. Se non attacca al suo turno, figuriamoci l'attacco di opportunità dopo che è malmenato così. Ok. Quindi, allora indietreggio un po', dico: Balzac, Reifin, finitelo, Timora è con noi, avete il suo favore. Nel frattempo al capitano faccio l'altra mossa e faccio: siamo alle battute finali, capitano, è stata una bella partita. Ragazzi, scusatemi, però vi chiedo conferma a voi. La maledizione dice che effettivamente spreca la sua azione, ma potrebbe utilizzare l'azione di movimento? C'è scritto non fa nulla. Spreca la sua azione e non fa nulla, ma potrebbe utilizzare l'azione di movimento. Ah, io comunque non mi sarei mosso, quindi non è un interrogativo. No, è che per chiedere, per curiosità mia, ragazzi. Ok, sì. Non lo so. Non so come. Sicuramente se cerchi su Google magari sbuca. Vabbè. Scagliare maledizione testualmente, a meno che non sia tradotto. Ma dovrebbe essere esattamente quello. Dice: finché è maledetto, il bersaglio deve effettuare un tiro salvezza su saggezza all'inizio di ogni suo turno, cazzo. Va bene, dai. Vabbè, no, finora li ha falliti tutti, non cambia. Vabbè, se lo fallisce, sì. Spreca la sua azione di quel turno e non fa niente.
Perfetto. Non so cosa c'è scritto. Va bene, ma ragazzi, li ho falliti tutti, non mi sarei mosso come è successo ieri. Vabbè. Dai pure Balzac. Sempre l'ultimo Balzac bianco e nero. È messo malissimo, ce lo dico che è tondo. Ok, continuo ad attaccare, sempre con attacchi ruento. Rifaccio lo stesso turno anche con frenesia. Grande. Quindi vado dritto di attacco e ruento. Ugo Borris incapacitated. Sì, ci dice che siamo incapacitati tutti e due comunque. Sia me che va Ugo bene, Borris. Allora. Ma io non sto giocando con Ugo Borris. Che c'entra Ugo? Clicca su Balzac. Te lo ricorda, te lo ricorda. E l'ho cliccato su Balzac. Sto personaggio. Ah, ok, ah, vabbè, ok, a posto, ok. Infatti. Vado con l'attacco. Sempre con Tapiruento. 18, penso che l'ho preso. Sì, lo hai preso. Ok, normale. Ci sono il mio un danno più il furtivo. Ok, sono 3 danni, quindi totale di 4. Vado col secondo. Senti, attacco. Ti dico una cosa, ha 4 punti ferita. Ok, allora do attacco di nuovo. Che non mi interessa. Lo prendo con 13. No. Ed è sempre così. No, vedi allora, che da berserker hai la frenesia, però lo dovevi dire all'inizio. Sì, sì. Del... L'ha detto. No, attacco con vantaggio usando l'attacco ruento. Frenesia, la menzione bonus. La frenesia. Per usare frenesia per l'ultimo attacco in più. Ah, ok. Pugnale. Ti prego. Te prego. Vantaggio pure, dai. Sì. Oh. Aspetta. Mentre mi alzo dalla ghigliottina, afferro con una mano il capitano davanti a me che teneva la fune della ghigliottina, lo prendo e lo getto al posto mio sulla gogna semiaperta che adesso non ha più la parte di sopra, gli metto il piede sul retro del collo, prendo la corda, ma io non sono un tipo che guarda in faccia chi uccide. Sono un fottuto assassino. E lascio cadere la lama. E in quel mentre, l'ultimo urlo della creatura, mentre tu, il sangue galleggia su questo mare. Master, colgo l'essenza della maledizione, infierendo, dico in elfico, maledicta dimora Gadeirel. Che vuol dire in elfico? Possa la maledizione di Timora perseguitarti anche all'inferno, anche nell'aldilà. Le immagini del capitano, così come le vostre, come si sono formate, si disgregano. Il mare sembra essere un po' più finto. E le mura che vi circondano sono strane. Sentite un rumore dall'altro lato. È un verso in un angolo di queste mura. E poi sentite peccare. No! Non siamo dentro la cassa. Cosa fate? Aspetta, dove siamo? Siete sempre lì, in questo semipiano. Aspetta, io mi sto facendo un flash bruttissimo. E in un angolo di queste mura sentite come beccare. Io voglio, come se stessi ripetendo la scena della prima puntata, io sto visualizzando la cassa e la mano che usciva, no? Mentre c'erano gli uccelli che beccavano. Istintivamente mi viene di andare da dove sento il beccare, è come se io cercassi di aprire, come se mi sentissi dentro una cassa e cercassi nella parete, come se ci fosse una effettivamente parete, di
mettere la mano fuori da questo posto, come se stesse cercando di aprire qualcosa. Lì si sente soltanto, di nuovo, il verso di questo uccello e poi un buco in questo muro da cui chiaro si sente il rumore del mare e la luce vi inonda gli occhi e per un momento è tutto bianco, fin quando Bozarn riappare, scompare, riappare, scompare, riappare, scompare, riappare, scompare. Hai sei abbracciato al relitto di quel pezzo di legno che hai scavato nella nave. Sei in acqua, in mezzo alle onde, e i tuoi occhi non possono notare il sole che sorge mentre le rive di Selkaunt sono a pochi chilometri. Terra! Maledizione, terra! Ti volti alle tue spalle e c'è lei, Nocturne. La nave sta imbarcando acqua da un foro causato da te. Poco lì, questa nave ormai ferma in mezzo alle onde. Da quel punto si vede sul ponte una donna, Raefin, e accanto a lui una persona tenendosi il petto. Al sac sul ponte della nave, stremati, guardando l'orizzonte. Io, con le ultime forze in corpo, mi metto in piedi. Sto a vedere Raefin e Bozarn. Sì. Raefin accanto a te. Raefin, non hai più le ali e la tosse è sempre più forte. Le prendo il braccio. Le dico di alzarsi. Alzati, Raefin. Guardo Bozarn, dov'è? È in acqua. Sto nuotando con in braccio questo asse, mentre percepisci, se non sei troppo lontano, che sto ridendo mentre guardo il sole, proprio di gusto. Sto esultando quasi. Io guardo Raefin e le dico: dovevo ucciderti. Poi sento come una pietra nel petto, come se adesso tutta l'aria che non ho respirato mi tornasse nei polmoni. Quell'urlo è stato l'ultima cosa che ho tirato fuori dal petto. E dico: ma non ci sono riuscito. Mi hai dato una pozione che mi ha portato indietro dal mondo dei morti. Ma per un po'. Adesso tutte le forze mi vengono a mancare. Guardo Bozarn. Non è la migliore delle compagnie, ma con qualcuno almeno ti lascio. Se mai tornerai alla corte d'estate, digli che mi hai ucciso. Sorrido, dopodiché
Lo prendo. Mi getto all'indietro. Con le poche forze che ho, me lo lascio morire in braccio. Io ero morto la scorsa sessione. Era un'ira. Dovevo tornare ancora indietro. Non voglio accettare questa cosa. Ero morto. È come se una scarica elettrica avesse rinnovato la vita in me come un colpo di defibrillatore. Quindi adesso che non c'è più l'ira, esattamente come un barbaro che quando finisce l'ira perde il proprio turno, perde quell'azione, adesso io perdo la vita perché sono tornato dalla morte. Lascerei fin di dire il regalo di dire ciò che vuole, di usarmi come prova per la corte d'estate, per ciò che ha fatto colui che mi ha mandato qui. L'ultima cosa che posso fare. Il mio corpo è l'ultimo regalo. Sono la prova vivente che c'è stato qualcuno che ha attentato alla vita di un innocente. È l'ultima cosa che posso dare. Master, avrei abbastanza forza per mettermelo al collo, usare gli stivali e volare fino da Bozzarn. Tu non hai bevuto la pozione? No, ma so che Bozzarn ne ha altre. Il mio è un tentativo disperato. Fallo. Prendo il ragazzo, me lo metto sulle spalle, quasi a cavalluccio. Scuoto la testa. Cazzo, ragazzino. Io te l'avevo detto che non sarebbe stato facile uccidermi. D'accordo. Adesso non ho soltanto la mia vita da vendicare, ma anche la tua. Quindi me lo aggiusto. Respiro. Sputo sangue. Mi spingo e lascio che siano gli stivali a farmi muovere. Io sono stanca, distrutta. Uso le mie forze per tenermelo al collo il più possibile e plano, quasi facendo una sorta di sali e scendi, perché non riesco ad andare dritta. Bozzarn, tu mi vedrai arrivare con il ragazzino morto, come se fossi una zanzara. A un certo punto vengo molto vicino, comincio a toccare il pelo dell'acqua, mi afferro, mi aggancio a dei detriti, gli metto sopra a fatica il corpo del ragazzo, mi aggancio, ti fisso, mi asciugo il sangue. Sono uscita, sono tornata e sono ancora fottutamente viva. Io mi sto facendo trasportare dalle maree invece. Sono in balia del fiume, del mare, che so che mi porterà appunto a Selgaunt. Nel frattempo mi sto godendo questo sole che non vedevo da un po' e che in quanto elfo mi è anche un po' mancato. Okay. Sento. Ovviamente i suoi... sento lei che si avvicina, appunto. E con gli occhi chiusi faccio... Ah, non per molto, però. Giusto? Sei infetta. Hai un'altra pozione. Ah, lo sapevo. Su, slaccio la cinta, istintivamente. La faccio risalire dalla galla. Prendila, è tua.
poi sparisci dalla mia vista. Io e te non ci siamo mai conosciuti. Tieni il ragazzino se vuoi, facci ciò che vuoi. Vivi la tua vita. Afferro la bottiglietta quasi con sdegno. Nella mia testa è un... è morto più con onore il ragazzino che questo stronzo qui. Ma ascoltami, non glielo dico. Ho detto vivi la tua vita non a caso, ragazzina. Spero che un giorno o l'altro imparerai. Stappo la bottiglia coi denti. La butto giù. Cosa fai, Bowser? Mi lascio trasportare delle maree. Non ho niente da spartire con questa persona. È infetta per lo più. Potrebbe infettare anche me, per quanto mi riguarda. Ma in quel momento sono rilassato. Non sono pensieroso. Il mio pensiero si rivolge verso mio figlio, verso i miei figli che non vedo l'ora di rivedere, verso mia moglie e la mia unica figlia che non vedo l'ora di riabbracciare. Penso a casa, non inorridendo come ho sempre fatto. Penso a il sole di Silvery Moon e apro gli occhi, osservo questo sole. Questo tramonto mi fa venire in mente appunto la magione dei Coen illuminata. E poi per un attimo mi inquieto pensando a ciò che c'è sotto. Mi fisso la mano, sorrido e riguardo Selgaunt. Refin. Pian piano, nel momento in cui senti il sapore del liquido che scende, gustando il sapore come se fosse di sangue e piombo, a un certo punto il cuore si ferma. Nel frattempo, sì, certo. Capisci, a me è stata una stronzata. Avevo detto all'inizio, tu chiama del capitano, devo vedermela io. Adesso me la vedo io, quindi giusto, confermi? Sì. Hai fatto la scelta giusta, capisci a me? Esatto. Sì, l'esperimento è andato sia bene che male. Tutto era in ordine. Lui alla fine è mutato. Come abbiamo capito, i veicoli sono dei... cioè, sono dei veicoli perfetti gli animali, però, fin quando sono insetti, animali, bestie, funziona. Ma con gli esseri umani no. Movitavano e morivano. Non funziona così. Serve un altro modo per veicolarlo. Per veicolare quello che vuoi. Non so che cosa faranno con la nave. Speriamo soltanto che qualcuno non entri lì a propagare il resto. Ma boh, anche se successe, chi se ne frega. Certo. Capisco. D'ora in poi me la vedrò io. E basta. Esperimenti fuori. Li porterò io a te. Capisci a me? Fine. Wow. Cristo, bellissimo. Madonna. Fermi duro. La trap finale ci poteva stare. Allora, aspetta un attimo. Capisci a me. Allora, cosa è stato detto all'ultimo? Era un esperimento. Attimo. Questo è molto Metal Gear 1. Mamma mia! Signor allora, presidente. Allora, tolta. Esatto. Era Ocelot alla fine che parla. Possiamo realizzare quello che stavo detto alla fine, per favore. Cioè, ok.
C'è un esperimento, quindi. Qualcuno sta facendo un esperimento con qualcun altro. Ci passo sul talk? Madonna. Allora, ammetto una cosa, ho lasciato aperto che in realtà no, io dico soltanto che le Scapiaverse darà risposta esattamente a tutto quello che è successo. A tutto. Ah, quindi c'è un esperimento. Umberto, siamo nella merda. Cosa? Siamo nella merda. Nella merda. No, non è vero. No, vabbè. Allora, quindi c'è un esperimento. Fammi capire se ho capito bene. C'è un esperimento in atto. Qualcuno è sta facendo fatto. Degli esperimenti. Sì. Ok. Non sappiamo niente. Non sappiamo da quanto, perché a quanto pare ci sono stati altri esperimenti, giusto? Perché questo qua è un esperimento fallito. C'è stato un esperimento fallito, non so se è ancora riuscito o sono falliti ancora prima di lui. Non è detto che sia fallito. È fallito sul capitano, però sul capitano. C'era qualcun altro che parlava e diceva non funziona sugli esseri umani, serve un altro modo per veicolarlo. Infatti ha detto che con gli animali funziona. Ma non funziona. Ma non gli interessava, non gli interessava con gli animali. Loro vogliono fare mutare le persone. Il problema è che no, l'unico no. che è riuscito a mutare. No, 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 sì. Loro non vogliono far mutare le persone, perché se no non avrebbe mai detto serve un altro modo per veicolarlo. Vuol dire che le persone sono un tramite. Per fare cosa? Capisci? Loro non vogliono far trasformare le persone. Loro hanno usato le persone come tramite e hanno visto che invece non funziona perché mutano. Capito? O muoiono. O muoiono. È un problema. È un grosso problema. Questo sta problema. Accadendo a Selgaunt, vicino nel mare di Selgaunt, quando? Master, in che anno? Non mi ricordo di preciso l'anno, perché ho paura di stronzate, che l'abbiamo messo nell'intro. Oggi con Anvil, Mi sembra che sia nel 1500. 1503? Non mi ricordo. Oggi con Anvil l'abbiamo fatto. È oggi contemporaneo ai Scapia? C'è proprio all'inizio, c'è scritto mare delle serpi. Perché lui parla. Vero, allora, vero. Le informazioni che sappiamo, lui parla della cura. Se si parla della cura, vuol dire che almeno tre anni dopo il primo furto di Golden Bolt. Sì, è scritto nell'intro. È nel 1499 o nel 1500 o dopo? 1500. Allora, oggi abbiamo fatto con Anvil un attimo, mentre parlavamo in chat tra di noi, abbiamo fatto un piccolo recappino delle cose fino ad ora, dato che adesso Nocturne è finita, quindi si aggiunge all'archivio. Leggenda 1000 anni prima di Escavia. Si dice. Più o meno, si dice. Abbiamo messo 1000 come numero. È una leggenda. Golden Ball, sì, nel senso come numero, sì, sì, 1000 certo. anni prima di Escavia. Golden Bolt, primo colpo, 5 anni prima di Escapia, il primo colpo stiamo parlando. Di 1495, calendario delle valli. Esatto. Poi Shattered Obelisk, che qualche mese dopo, il primo colpo, perché Helix è stato ucciso. Chi è stato ucciso? No, è stato ucciso. No, è stato ucciso. Helix, il problema di Helix. Che scappa dopo no. il primo colpo. Sì, sì, lui scappa, sta scappando no, da scappa qualche tutto. Mese. Quindi Shattered deve per forza essere poco esatto. dopo il primo colpo. Sì, è stato. Sì, è scappato. È stato dopo il primo colpo. Poi c'è stato Golden Bolt, secondo colpo. E poi c'è stato Nocturne. Che il secondo colpo stiamo parlando di 3 mesi prima di Escapia. Ah no, il secondo colpo intendi l'ultimo? Sì, quello il secondo colpo è quello alla Tendership, che è andato come è andato. Esatto, no, Nocturne è prima di quello allora. E sono 3 mesi prima di Escapia. Quindi Nocturne è nel 1499. O nel 1500. No, perché se nel 1500 Nocturne... è dopo il secondo colpo di Golden Bolt. Aspetta, Nocturne, aspettate, c'è l'ultimo. Nocturne è quella un po' più recente, perché nello stesso anno di Golden Bolt, secondo colpo, quasi contemporanea, ma sì. nello stesso anno di Escapia. Quasi sì. contemporanea, ma nello stesso anno di Escapia, perché è il 1500. Ok, quindi ricapitolando abbiamo leggenda, Golden Bolt primo colpo, Shattered Obelisk, Golden Bolt secondo colpo e poi Nocturne, dove il secondo colpo e Nocturne sono quasi contemporanee. Comunque, non so se avete presente, cioè Stephen King ha scritto tutti i suoi romanzi e poi ha fatto la saga della Torre Nera,
che ha iniziato che aveva 19 anni e l'ha finita a quando aveva 60 e rotti, e ho collegato praticamente tutti i suoi romanzi alla serie della Torre Nera. Voi state facendo la stessa cosa con Escapia, state collegando tutti. Sì, c'è una timeline, c'è la cosa, ma vedrete che poi si arricchirà ancora di più. Ora siamo all'inizio. Sì, no, vabbè, l'oggi quando è cominciata già avevamo dietro un bel po' di roba. Almeno 4, 5, almeno 6, 7 campagne avevamo. Sì, 6, 7 campagne c'erano. C'era Ghost of Salt, Dragonized, Storm of Annihilation, Curse of Strahd. C'è una cosa che vorrei dire, ma che mi ricordo. Hai presente il mostro del Shazam? Io l'errore mio è stato che praticamente io ho messo il mostro, no? A parte che mi ero perso quell'abilità, ma io non volevo evocare il vero charm. Io volevo usare un insetto gigante, capito? Quindi non era un demone. Non era un demone, era un insetto gigante mutato da quello. Quindi è l'esperimento. Quindi non c'era la figura demoniaca, no? Infatti io non l'ho chiamato lo Shazam, non l'ho fatto evocare, ed è la cosa là. E ho usato il token dello Shazam con le sue abilità, di cui ho lasciato il danno, ma mi sono reso conto che effettivamente io mi ero proprio scordato, non avevo visto la cosa dell'abilità. Mi dà succhio se li era scordati. Vabbè, può capitare. Mi hanno succhiato via la video. Comunque ho chiesto al regista di farmi morire. Io gradirei morire. Ma io ho detto, la scelta è tua, ho detto io, perché nel finale, per me tu ce la potevi fare. È stata una tua scelta. Allora, io l'ho scelto semplicemente per un motivo. La pozione è vero, dava tutti quei cosi, però non so cosa ne pensate voi, però a me mi è sembrata una tiriamolo su di nuovo. L'ho intesa come un'ira che finisce. Allora, raga, ora posso però dire una cosa, spezzando una lancia in favore di Felice. Io, visto che è collegata a Bastards Nocturna, sapevo qualche piccola cosa in più. Piccola, sapevo il contorno, ok? Il mittente. Ma non sapevo l'oggetto dell'esperimento. Sapevo il mittente e determinate altre informazioni molto intorno. Ma non hai mai fatto meta, quindi che però una cosa me la sono spoilerata in vero, ossia la pozione. Io la pozione sapevo esattamente ciò che faceva, ho cercato di non fare meta, e posso dirti, lui a monte l'ha pensata quella cosa, perché me l'ha detto alla seconda sessione, più o meno, quello che faceva. Io non ho fatto meta da Bozzarn, l'ho presa soltanto quando è che volevo, ho detto, io ormai sto facendo un buco nella nave perché siamo tutti morti, siamo tutti fritti, non so che fare, quindi la bevo, ci sta. E anche perché ho fatto la premonizione prima, Timora mi ha detto che era ok, quindi io l'ho bevuta. Però l'aveva pensata già prima. Cioè, lui ha creato dei fight, effettivamente, dal mio punto di vista, quello col Chasm era... peccato di... Non è che era sbilanciato il fight. Quella cosa, ragazzi. È che tu, esatto, avresti dovuto conoscere meglio il mostro. Sì, sì. È quella cosa specifica. Infatti ho detto, vediamo i danni, ma rischiamola, casomai lo tirano su. Però non avevo visto la cosa, se scende con i cosi necrotici, eccetera, eccetera, capito? Ma più che altro il discorso di lore mio, perché non c'erano i demoni. E poi non avevi previsto che fossimo tutti e tre separati, perché avevo ravvivare. Quindi ma ci sta. Lo potevo tirar su. L'avrei fatto da Bozzarn? Non penso. Però non c'era credo questa non l'avrebbe fatto. Però mi è piaciuto. Però comunque, ecco, una cosa molto da valutare. Che ripeto, non sono il genio del balance. Lo sappiamo tutti. Però ecco, una cosa che guardo prima io è il massimale di danni. Cioè, nel senso, perché ci sono mostri che magari levano un cazzo, poi hanno un'abilità che ti leva 30 danni fissi. Vabbè, e lui ha rollato benissimo e ha crittato. Ha rollato benissimo. Cioè, il Chasm, ok, è forte come mostro, ok? Però sulla base dei danni che fa, è comunque un GS6 con 80 PF, penso che ne avesse un po' di meno. Però il suo attacco fa 4d6 più 7d6 necrotici. È stato quello il problema. Il fatto che lui il fatto che lui ha lasciato quei danni necrotici, esatto, però il potenziale di danni è tantissimo, nel senso che questo ti shotta una persona. Poteva ancora starci,
Però questo ti ha proprio ucciso di morte istantanea, sì, perché ha crittato, cioè, e ha rollato pure bene. Secondo me non c'era niente di per me, per la mia filosofia. Può capitare che il master dice: ragazzi, ho fatto una cazzata, torniamo, ribelgiamo un attimo il nastro. Stai tranquillo, credo. Ma stavamo semplicemente, no, ma stavamo parlando così da figura di... Mi è piaciuta la cosa, parlate della trama. Sì, ma no, allora, secondo me, ecco, parlando dei miei due centesimi, dato che poi siamo in chiusura, poi passo la parola ovviamente anche a Evolet e a Emil. Personalmente la trama è, secondo me, molto da ricamo, nel senso che c'è stata tantissima trama alla fine. Si è sentito un sacco, perché in un certo senso sento che tu hai aperto un altro piccolo filone, nel senso che attualmente non ha una grande rilevanza, secondo me, sulla trama di Escapia, ma il fatto che ci sia qualcuno che sta facendo degli esperimenti di questo tipo potrebbe interessare molto, perché io la sento molto legata a Leggenda, questa campagna. Ci trovo tantissimi punti in comune con Leggenda che mi piacerà gestire. Già mi è venuta anche qualche cosa in mente per cui potrebbero esserci collegamento, perché la cosa bella poi di creare un verse, un universe, io prendo quello che mi danno tra le mani e in un certo senso lo rielaboro e cerco di agganciarlo, poi chi vuole lo fa, come ha fatto Anvil anche con Luna di Epitaffio. Quindi siamo abituati comunque a maneggiare cose, Felice, girarle come vogliamo. Domanda: il collegamento con Leggenda qui è presente o no? Sì, c'è un collegamento, ci sta un collegamento, ma è soprattutto collegata, io l'ho vista, sai, come l'antefatto di Bastards. Per me è stato questo, è stato un... Presente l'intro prima della serie TV? Presente? Come se tu ti vedi Lost, ti vedi prima della sigla, c'è un momento. Per me Leggenda è l'incipit di quello che sarà un giorno Bastards, che racconta solo un piccolo momento. Allora, a chi sarà Luca darò dei dettagli extra su Bastards. Una cazzata, una piccola cosa. E Bastards attualmente la sto lavorando, e per questo motivo io appunto sapevo degli elementi di trama, ma ho dovuto chiederli a Emil, perché anzi lui poi mi ha detto alcune cose, appunto dovevo sapere su quali margini colorare. Però per questo ho fatto, cioè, Nocturna, la storia non sapevo della nave, sapevo però di un esperimento in corso. L'esperimento è collegato ad alcune cose che vorrei gestire in Bastards, non sarà così tanto esplicito. Sappiate che tra le acque di Selgaunt si muoveranno delle cose, ci saranno movimenti, ecco, mettiamola così. Quindi io personalmente sento di dare i due centesimi, appunto, scambiandomi con Amberdale, per dire: la trama è stata molto bella, però ho avvertito una bellissima tensione, un mood super incalzante in ogni sessione, ed è una cosa che mi è piaciuta tantissimo. Forse avrei dilazionato, come diceva anche Umberto, forse è questo che intendeva, la trama un po' meglio. Nel senso, far scoprire alcuni elementi di trama, dare alcuni indizi che... Tipo, io perforo la nave, faccio un buco nella nave e scopro che siamo nel cielo. Quanto sarebbe stato figo far vedere delle cose strane all'interno della nave già dalla terza sessione, metti caso era la terza sessione, per capire che qualcosa non stava andando. A livello proprio quasi arcano magico, tra virgolette. Ok. Però tu mi devi chiarificare una cosa. Vai. Quel Dwergar, che cazzo faceva? Chi era? Persone assoldate dal capitano che avevano il giusto compito di far sì che... Di farci stare in mano. No, nessuno doveva salire poi, nessuno doveva scendere, dovevano rimanere tutti là. Loro si sono assicurati, loro hanno fatto qualcosa. Siete sentito che poi siete scesi sotto, avete sentito urla. Sì. Ecco, loro hanno impedito che la gente fuggisse, si gettasse in mare. Hanno fatto praticamente... si sono assicurati che l'esperimento rimanesse nei contorni della nave, perché non doveva andare oltre. Quindi loro erano quelle persone che roteavano lì attorno. Quindi c'è una sorta di fazione, quasi. Una nuova... tipo una gilda. Il capitano aveva questo obiettivo, doveva testare questa cosa. E ha usato questo labirinto per topi, che era la nave. Questo è successo. E nessuno doveva uscire.
E si sapeva in partenza. E invece ci sono stati due superstiti. Esatto. Questa è una cosa molto figa comunque. Allora, io personalmente, tra le varie campagne, appunto, come ho detto, la sento molto 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 legata ad Escape, a Leggenda. Ma perché ci vedo pari collegamenti, cioè quella che effettivamente la sento molto più legata a Leggenda. Ma anche la musica finale non è stata casuale. Sì, appunto. L'ho ripresa apposta. Quindi io penso che ciò che è successo nella Leggenda, secondo me è stata ispirata da qualcuno che è una mia supposizione. Se quel bardo sa cos'è questo, cioè se sa una storia del genere, qualcuno è uscito da questo esperimento. Quel qualcuno vorrebbe essere anche Reifin, vorrebbe essere anche Bozarn, perché se quella storia la sa un bardo, sicuramente da qualche parte l'ha sentita. Poi che l'abbia arrangiata come dice lui, certo, è un'altra cosa. Ah, tu dici Leggenda è un racconto, le fantasticherie, certo, di un bardo che parla di Nocturna. Stiamo parlando anche del fatto che, siccome la cosa di Leggenda è una storiella, può essere che tutta quella roba dello specchio, dell'isola, sono tutte cazzate, cioè non esiste, capito? Siccome una leggenda, tutta quella roba lì è una cosa inventata, romanzata. Potrebbe, i bardi, ragazzi, l'abbiamo visto su Baldur's Gate 3, quando incontri Volo tu gli dici, quindi cosa hai visto? C'erano quattro goblin e un drago rosso. Sì, infatti, okay? È vero, c'era, scusa, quale drago? No, due draghi rossi. Quindi potrebbe essere che, per esempio, Bozarn ha incontrato sto bardo e gli ha detto: sai, io una volta sono stato su una nave volante. La piega più lunga. Una nave volante, ma si è atterrato sopra l'acqua. Cioè, quando si è atterrato, camminavi sopra. Cioè, potrebbe essere che tutta quella storia dello specchio è una cazzata. È una gran cazzata. Ma infatti, la cosa figa di Leggenda è appunto questo: che non sai se è vera o se è una leggenda. Esatto. Per questo, io non lo so. Metafora, la guerra con se stessi, contro le proprie paure, contro l'avatar che c'è, che è nella gabbia, nella ghigliottina, o nelle cose. Quindi potrebbe essere che Leggenda, in tutto questo, l'unico hint, l'unico hook per Rescapia è il fatto che c'è sto bardo che racconta sta storia. Punto. Tutta la storia di Leggenda dovrebbe essere una cosa totalmente inutile, che è una parafrasi di Nocturna. Cioè, è tutta Leggenda, è una parafrasi di Nocturna. Ma le leggende hanno sempre il fondo di verità. Potrebbe essere. Il fondo di verità è la storia della Nocturna, parafrasata da sto bardo. Chi lo sa, un giorno quando uscirà il romanzo dei Divinity Nation, Escapia. Come mi sono ammazzato prima dei 30.000 iscritti. Sarebbe bello, però no, Umberto, chiarifico. Sarebbe come ho violato la proprietà intellettuale della Wizards of the Coast, è arrivata la polizia a casa, mi ha arrestato e tenuto al gabbio per 25 anni. E ora sono uscito, tra parentesi, sto scrivendo questo libro dalla prigione. Prefazione. Il gabbio. Bellissimo. Comunque è tutto molto interessante. Ecco perché ho detto sì, comunque Emil più o meno ha parafrasato la mia, Emil ha parafrasato un po' quello che ti volevo dire. Vedi, effettivamente io ho tratto qualcosa dalla trama, dalla sessione finale. Per il resto sì, secondo me potevi. C'è stata una sessione, purtroppo, che ti sei perso, perché non c'eri, che ha spiegato alcuni elementi di trama. Perché noi siamo andati a parlare col capitano e il capitano ci ha detto che era in combutta, o che comunque ha dei rapporti, non si è capito bene cosa, con la cura. La cura. Esatto. Che è un'altra gilda, un'altra cosa emergente di Selgaunt. Infatti tutta Nocturna, io ho messo elementi che, se uno sa la chiave di lettura, torna tutto. Gli atteggiamenti delle creature, sì, alcune cose dette e non dette, sono proprio rivelatrici di cose. Che Scusatemi, la cura. Ora, Andy, tu non l'hai vista Leggenda. Però anche quella, se tu ti vedi Leggenda, sta cura può essere parafrasata pure. Perché su Leggenda, la prima cosa che dice, che quando presenta la situazione Felice, parla di quello che era, che come si chiamava, la teocrazia, sì, giusto?
che potrebbe essere parafrasata con la cura. Perché la cura? Perché parafrasata con la cura? Perché la teocrazia, quando la nave volante stava partendo, voleva impedirglielo. Perché? Perché era una cosa dannosa. Ma che figata, figata, incredibile. Quindi, anche perché la cura gliel'ho proposta io a... senza saperlo. Io non so un cazzo di leggenda, esatto. Ripeto, non l'ho vista, so qualcosina ma poco, sì. Esatto. Quando è che alla fine abbiamo finito Golden Bolt, gli ho detto io a Felice: ma perché non creiamo questa, no, magari facciamo che Placebo si è fatto i soldi. Lui mi fa sì, è assurdo, così. Cioè abbiamo fatto questo battibecco fra me e lui, abbiamo creato questa cura. Come tutti i puntini stanno creando un disegno grandissimo. Quindi nella mia ottica attualmente Nocturna è, scusami, leggenda è la parafrasi strana di sto bardo che ancora non si sa chi è, ma c'è, ma io so chi è sto bardo. Tutto sto è una sola grande parafrasi attualmente davanti ai miei occhi, ma vedremo che cosa escono dalle altre avventure. Insomma, va. Esatto. Evolet, che te ne è parso? Insulti a parte a Felice? Per le mutilazioni. Io sono super abituata al neo sbarbato Felice. Sì, oh, quindi allora, molto bella. Sì, ecco, mi ricollego anche al vostro discorso. Forse le uniche cose è che avrei messo degli accenni anche dalle prime puntate, anche se vi devo dire, io mi sono cacata abbastanza anche dalle prime puntate. L'unica cosa che tipo è stata sia bella a livello di roleplay, ma anche tipo che ci teneva sul pezzo, era il fatto che eravamo ognuno per i cavolacci nostri. Questa è stata secondo me una cosa bella e brutta allo stesso tempo, perché solitamente il party ha una certa, trova la quadra per coalizzarsi, ok? Mentre noi avevamo questo continuo balletto, questa continua danza del ok, io mi alleo con te, poi no, poi mi alleo con quello, poi tu mi stai sul cazzo, poi tu fai una cosa, e non era mai un trio, un party, era un a convenienza, ognuno di noi cercava di trovare l'aggancio per restare in vita, andare avanti, eccetera eccetera. Se ci pensi ci sta, Evolet, anche perché alla fine gli ultimi alleati siamo alleati. Assolutamente. Sai cos'è? Assolutamente. Che erano tre personaggi neutrali, Evolet. Cioè il mio forse più di voi, una persona che comunque tendenzialmente non si fa scrupoli a sfruttare tutti quelli che incontra, non perché è stronzo, ma perché tiene cara la vita, semplicemente questo. Il tuo personaggio era in prigionia, quindi comunque sottoposto e costretto a seguire le persone per tenere cara la vita. Valzac aveva una quest che se non la faceva, penso che lo accoppavano altri sicari, no? Quindi sostanzialmente... Scusate, pure lui era... C'è una cosa che... c'è un grandissimo indizio di lore, ma grandissimo, che non avete visto. Cioè? Che avete ignorato volutamente. Cos'era? Le casse... con la mano che sporgono. Io non quello le ho viste. Era boom, quello mi diceva tutto praticamente. Ma guarda, onestamente io a una certa mi sono immaginata che eravamo noi dentro le casse. Vabbè, io poi mi faccio i voli pindarici dove nel finale. No, quello l'ho fatto apposta. Vabbè ragazzi, meglio così, non lo sappiamo, quindi va bene così. Lo riveleremo a quanti iscritti? A tempo debito, quando le scappi verso decollerà. A proposito di questo, raga, questa era l'ultima live di Nocturna, il finale. Noi ora ci confronteremo tra di noi pure a Lucca, perché dopo giorno 29, in cui questa domenica, per intenderci, ci sarà un'altra puntata della bellissima, incredibile Fandelver, non vedo l'ora di continuare quella season, ci sarà una settimana di pausa, perché esatto. Noi... da giorno 31 a giorno 5 saremo a Lucca. A proposito di questo, Padiglione Carducci, stand ufficiale di Dungeons and Dragons. Troverete me, troverete Amberdale, troverete Felice, troverete Evolet, troverete un sacco di altre persone, di Wiki Roll, la madre dei draghi, troverete il dottor Morgan, troverete Zoltar, troverete tutti, agi di ruolo, e gente che entra, gente che esce, lo radiamo solo questa merda di stand. Quindi raga, in quella settimana ci confronteremo tra di noi per vedere se giovedì
come giorno della settimana verrà coperto da un'altra serie. Perché? Vediamo. Attualmente io Bastards la sto lavorando, ce l'ho abbastanza in linea d'arrivo a livello di scrittura, a livello più che altro di impostazione. Però non voglio che parta subito, perché a novembre, appena tornato da Lucca, capirete bene che dovrei correre per preparare tutto e non, Bastards non si merita un trattamento di questo genere. Sicuramente può essere che il primo giovedì dopo Lucca facciamo un bel talk di recap su Lucca, esatto. Per esempio, potrebbe essere io molto interessante. Io credo che Bastards potrebbe iniziare dopo Fandelver, quindi vediamo un po', perché attualmente tutte le energie di Amberdale sono concentrate là. Le mie energie per il momento sono concentrate su altro, perché ovviamente ognuno ha i suoi cazzi, IRL, e quindi per il momento non riesco a dargli lo... Ecco, la potrei fare, ma non gli darei lo spazio che merita davvero, visto che è un reboot e non è una season 4. Per cui ho tutto da riscrivere, tutto da rifare. È stato un po' come Umberto che si crea l'Escapia, no? Che concettualizza Escapia, quindi è stato particolare. E chissà se magari il Buon Felice o qualcun altro non mastererà magari un'altra avventura, sempre che faccia più o meno da contorno per le Scapiaverse o magari un altro gioco, parleremo tra di noi, collezioneremo idee, però per il momento rimaniamo che a novembre Fandelver confermata. Per il resto seguiteci sui social per tutti i calendari e tutte le cose, magari troverete qualche sorpresina. Ci organizzeremo, quindi ragazzi, i calendari avranno un leggero ritardo. Quindi Bastards esce entro Escapiaverse? Sì. Ormai Bastards ed Escapiaverse sono tutta una cosa. Le Escapiaverse è il nostro mondo di gioco attuale per quest'anno e per i prossimi anni che verranno. Quindi verrà tutto lì. Magari qualche volta giocheremo qualcosa stand alone, ma per il momento Bastards fa parte delle Escapiaverse. Quindi ragazzi, per questa volta avremo un leggero ritardo sui calendari, ma nulla di che, semplicemente siamo a Lucca e come sapete non possiamo metterci pure a fare la grafica, non posso mettere a fare la grafica lì, quindi pure quello ci manca. quindi ragazzi, ci vediamo noi domenica e poi lunedì, che c'è l'ultimo rewatch di Roger prima di partire per Lucca. Quindi ragazzi, mi raccomando, non mancate, ci vediamo a Lucca, venite a salutarci, venite a giocare con noi. Vi ricordiamo che per alcuni lo stanno chiedendo sulla nostra pagina, per prenotarvi ai nostri tavoli, anche quelli di Wikiroll si fa in loco, quindi andate a prenotarvi, appena arrivate correte allo stand di D&D e prenotatevi, perché io e Envy abbiamo sessione ogni giorno tranne un giorno che avremo il quizzone. Scusate, piccola cosa, questa non ci sarà più. Quando torneremo da Lucca, questa non ci sarà più. Perché questa che è? Addio barba. Ah, questa, ok, sì. No, guarda la live, no. Capisci? Ok, non guardavo la live. Una delle live del giovedì, ragazzi, sarà sicuramente tagliamo la barba felice. Quindi il tempo di metterci in contatto con le giuste cose, stampare l'esempio da fare e organizzarci. Già io vi dico che si sono proposte anche persone. C'è Priscilla che ha detto: vengo, faccio io, ci penso io, preferiamo gli aiuto a tutti a fare tutte le cose. Ci divertiamo. Dobbiamo esserci tutti. Comunque, che cibo è stata questa sessione? Io direi un bel dessert, un bianco e nero. Per me è stato esattamente quello che mi aspettavo. Non sanno cos'è il bianco e nero. Esattamente quello che mi aspettavo, il profiterol. Esattamente quello che mi aspettavo da un pranzo domenicale fatto bene. Magari in certe cose era un po' rustico, ma ci sta. E proprio per questo era buono, perché era della nonna. Quindi profiterol della nonna per me. Per me mi discosto totalmente, per me questa è acqua che bolle con dentro la pasta. È la finale che... No, ma io non l'ho avvertita, come io sapendo leggenda non l'ho avvertita come finale. Ah, acqua che bolle. Acqua che bolle, ma dentro c'è la pasta. Dentro c'è la pasta. Evolet, che cibo era? Per me era pure un dolce, l'ho immaginata come una saker. Ah. Cos'è? Minchia, tu lo sai cos'è? L'ho assaggiata oggi per la prima volta. Non è mai assaggiato la Sacred Torno. La seconda, perché l'altra sera Priscilla me l'ha portata, che l'ha fatta sua come madre. Si chiama? Come si scrive? Sacred. È una torta al cioccolato e in mezzo c'è la marmellata. Mamma mia, sì, da stupido. Ah sì, certo. Ah, ragazzi, è stata una Sacred questa. Non è così buona. Ma come? Ma che dici? Impazzito.
pazzo. Beh, a me i dolci non è che fanno impazzire. No, io mi ci apperebbe, io me la spalmerei addosso. No, tipo insalato, tutta la vita. No, no, io dolci. E dunque, ragazzi, vi ricordiamo a Luca, veniteci a trovare. Alverina, a prenotarvi. Telegram. Su Telegram, ragazzi, mi raccomando, abbiamo raggiunto finalmente. Domenica festeggiamo anche con gli altri ragazzi, con Luigi e con sì, Pelo. Diciamo, apriamo la live con tutti che fanno adesso ci tocca. Ragazzi, vi ricordiamo, abbonandovi ai vari livelli ottenete ancora il regalo dei nostri moduli e niente, quindi borraccia Anvil, ci sono dei ringrazi? Sì, allora sto facendo borraccio. Allora sì, ci sono Splinterfly, che rinnova l'abbonamento di livello 1 per un mese per un totale di 42 mesi, grazie mille caro. E Keffa8, che ha rinnovato l'abbonamento con Prime per un totale di 10 mesi. Un grazie infinito a tutti coloro che hanno partecipato a questa mega quest che è finalmente finita, che sbarbiamo felice, felice senza barba, felice Capitano Price. Sbizzarritevi qua sotto sui commenti, iscrivetevi, attivate la campanellina, che non la diciamo mai sta cosa, ma ci fate felici. Se lo fate i Diventi Nation, sappiate che sorridono, che vi guardano benevoli. E soprattutto un grazie mille appunto a tutti quelli che ci hanno seguito, a Felice per aver intavolato questa magnifica storia, Amber Day, vabbè ormai è il suo canale, che cazzo dovrebbe fare, e Evolet, grazie mille per aver partecipato col tuo splendido personaggio affetto da sindrome a Stoccolma, ve lo ricordiamo. Okay. No, ma non, è una qualità, quindi raga, io vi ringrazio tutti, vi rimando a domenica, vi rimando a Lucca, se non venite siete un po' stronzi. No, ma no, in realtà lo capisco, perché magari i prezzi sono quelli. Quindi ragazzi, vi do una calorosissima buonanotte da Anvil. La ghigliottina, la scacchiera, la gabbia a questo punto. Una buonanotte, ci stanno i credits forse. Buonanotte ragazzi, grazie, che è drop ovunque la rap.